amici di 8 Mattina, buongiorno, ben ritrovati con il nuovo format di 8 Channel. Siamo nel salotto di 8 Mattina, sì. Ogni giorno in diretta da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Come avrete già capito, al mio fianco ci sarà sempre con me Gianrico Mancini. Grazie Imma, buongiorno a tutti cari amici di 8 Channel e cari amici ormai di 8 Mattina. Siamo pronti, oggi iniziamo con questa nuova avventura, però prima di introdurre tutti gli argomenti e parlare di tutti gli spazi che avremo tanti dopo, tante rubriche, anche tante sorprese. Tantissime, ma non possiamo iniziare senza di lui, perché è lui il maestro che ci accompagnerà ogni giorno con la sua musica, con la sua chitarra, il grande micidiale, mitico, meraviglioso, stupendo Aldo Prisco! Buongiorno Gianrico, buongiorno Imma. Buongiorno, aspetta, condizione essenziale. Vai. Buongiorno Aldo, grazie a te. Allora Gianrico, io direi di entrare subito nel vivo della nostra trasmissione presentando gli ospiti. Io non vedo l'ora, io proprio li voglio presentare pure io, vai. Allora, vi parleremo oggi di lavoro e crisi, cercheremo di farlo in una chiave positiva, guardando anche ad una prospettiva diversa e con particolare attenzione all'agricoltura. Ed è per questo che con noi ci sarà il direttore della Coldiretti di Avellino e Salerno, Salvatore Loffreda. Salvatore Loffreda, buongiorno. Buongiorno. Io faccio l'applauso, Salvatore, dottore. Buongiorno direttore. Si accomodi. Complimenti per la trasmissione. Grazie, ancora dobbiamo iniziare già i complimenti. Grazie. Poi chi c'è più? Abbiamo il segretario della CISL Irpinia Sannio, Mario Melchionna. Applauso, dottore, fa l'applauso, fa l'applauso. Buongiorno. Dottor, applauso. Buongiorno, salve. Prego, si accomodi. Grazie. Bene. Ed ancora con noi ci saranno le ideatrici di Agri Blogger, Jenny Ciabrelli e Margherita Sagnella. Quelle le donne, dottore, l'applauso per le donne, lo dobbiamo fare. Buongiorno, salve, piacere Gianrico, Salve, bene, questo è un momento hai serio, giusto? Tutti gli ospiti. Me ne posso andare. Ci vediamo dopo, mi raccomando. Ciao. Tante allora, ringraziamo Gianrico che naturalmente sarà con noi sempre, lui spesso interverrà, ma entriamo nel vivo della discussione con la presentazione del tema di oggi nel servizio firmato da Cristiano Vella. Sembra di aver assistito a un bombardamento. Il panorama nelle aree interne è desolante. Fabbriche deserte, cancelli chiusi. È un dato lampante. L'industrializzazione sul territorio è fallita. Chi è arrivato qui tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio è andato via. Poche commesse, spesso politiche totalmente sbagliate, a volte incentivi statali presi a tornare al nord o più in là, Serbia, Polonia, Albania. In alcuni casi si è provato a correre ai ripari, come ad Airola, in altri, la maggior parte, Nisba. L'antidoto? Secondo tanti l'agricoltura. D'altronde i segnali che arrivano, in particolare dal Sannio e dall'Irpinia, sono incoraggianti. Finita l'era del tabacco, l'agroalimentare d'eccellenza, anziché nicchia, come è stato finora, potrebbe diventare settore trainante, ma certo c'è da lavorare tanto. Guardando i dati, infatti, emerge che le imprese agricole tra Benevento, Avellino e Salerno hanno accusato il colpo, come tutti, tra 2014 e 2015. Ma resistono, e resiste soprattutto l'agroalimentare. Perché se a Benevento, ad esempio, nel settore delle coltivazione della produzione di prodotti animali erano attive nel 2014 11.500 aziende, a inizio 2015 il numero è sceso di 200 unità, sì, ma pressoché immutato è il numero delle imprese che si occupano di produzione alimentare, oltre 500. Un trend simile si può osservare per l'Irpinia, 10.900 imprese attive nel 2014 contro le 10.800 del primo trimestre 2015, con il controaltare del calo generale rappresentato ancora una volta dall'agroalimentare che, seppur di poco, cresce. Territorio e tessuto economico ovviamente diverso per Salerno, che però, per quanto attiene all'agricoltura, resiste meglio. Non chiude nessuna azienda, stando ai dati di Nuova Impresa di Infocamere, tra 2014 e primo trimestre 2015, discorso identico per quel che riguarda l'impresa agroalimentare. Agroalimentare, prodotti d'eccellenza dunque, declinati anche in chiave occupazionale. 3.000 le persone che in Irpinia fino al 2014, secondo i dati della Camera di Commercio di Milano, lavoravano nel comparto, quasi 1.700 nel Sannio, 8.200 nel Salernitano, 13.000 posti di lavoro, il 5% dell'intero settore a livello nazionale. Dati incoraggianti a sostenere le tesi dell'agroindustria, in particolare dell'eccellenza alimentare anticrisi, arrivano anche dalle esportazioni. Crescono di oltre il 70% per la provincia di Benevento, in leggero calo ma tutto sommato stabili, in Irpinia e nella provincia di Salerno secondo l'Istat. E, assicurano gli esperti, con il bazooka di Draghi e con la svalutazione dell'euro decisa dalla BCE, il 2015 e il 2016 saranno particolarmente
particolarmente fecondi per le esportazioni. Certo, c'è da lavorare, c'è ancora tanto da fare per permettere alle imprese, spesso piccole o piccolissime, di sfruttare al meglio gli strumenti, ma i numeri sembrano andare tutti nella stessa direzione, un'inversione a U rispetto alla strada dello spopolamento e del deserto industriale, per imboccare una strada che porta di nuovo alla terra, ai sapori. Allora, direttore, c'è da lavorare, ma l'agricoltura potrebbe essere proprio la strada vincente per uscire dalla crisi. Di recente c'è stata il segretario della CGIL, Susanna Camusso, è stata sia ad Avellino a Benevento, ha detto appunto di puntare sull'agricoltura. Intanto tantissimi giovani che stanno cercando di tornare alla terra lo fanno in una chiave diversa, anche forse con maggiore consapevolezza. Noi qui abbiamo due esempi che poi vi presenterò bene. Jenny è una giovanissima imprenditrice agricola, ha deciso di puntare su questo settore, ma come si pone la Coldiretti? Allora, di la verità, noi come Coldiretti lo stavamo già dicendo da qualche anno, che ormai in agricoltura è diventata una delle poche opportunità, se noi la collochiamo in un sistema. Quando parlo di sistema dico il territorio inteso come turismo, come intendo come bellezza di questa terra, e poi sicuramente l'agricoltura come l'eccellenza delle nostre produzioni, perché poi che se facciamo un passo indietro pensando che cosa è stato il vino in queste due province, ci rendiamo conto subito che è stato soprattutto il territorio che ha spinto molto questa possibilità di far conoscere il Sannio e l'Irpinia per i miei meravigliosi vini che riescono a produrre. Un esempio vincente di come fare rete in qualche modo possa produrre dei risultati, e i risultati si vedono. Ci sono però ancora anche tanti terreni incolti nelle province di Avellino, Benevento, Salerno. Non crede che bisognerebbe fare in modo che i comuni possano promuovere l'affidamento di questi terreni? Ma certamente sì, noi come Coldiretti la settimana scorsa abbiamo presentato un progetto Terre Civiche, lo stiamo scrivendo a tutti i sindaci dell'Irpinia e del Salernitano. A dire la verità, già nel Salernitano si stavano avendo gli effetti positivi di questo terreno demaniale che era lì. Per quanto riguarda la provincia di Avellino sono circa 40.000 ettari che non si sanno che cosa fanno, che molte volte i comuni non conoscono nemmeno quali sono e quali sono le opportunità che questo territorio ha. Se voi capite che in questo momento dove si sta ricreando un'ulteriore programmazione, avere superficie agricola utilizzabile significa avere anche più titoli, significa avere più soldi, avere più investimenti. Noi da questa situazione abbiamo detto che se i comuni insieme con noi, insieme con chi si vuole mettere in discussione su queste situazioni, perché sono tante le attività che possiamo insediare in questi territori, che vanno dal fungaio, perché no ancora viti. Voi immaginate per una cooperativa di giovani dove il terreno non è un costo ma gli viene affidato dal comune, cioè, voglio dire, c'è una possibilità di insediare 600 nuove aziende che possono portare circa 3.000 forestali che potrebbero darci una mano, cioè non pensare più a quella forestazione che siamo abituati a conoscere negli ultimi 30 anni, ma dare la possibilità alle imprese agricole di lavorarci, di renderla effettivamente molto, molto più produttiva. Un progetto in prospettiva. Io mentre le parlava vedevo Jenny che scuoteva la testa. Sono d'accordo, ma lei è un esempio, è un bel esempio. Allora spieghiamo cos'è AgriBlogger, perché io sono convinta che lei pensava anche a quelle che sono però le difficoltà che tutti i suoi coetanei affrontano nel decidere di puntare su questo settore. Allora, AgriBlogger inizialmente è nato per una scommessa, e noi attraverso la tecnologia, quindi social network e anche un sito interamente dedicato ai giovani, li promuoviamo e promuoviamo soprattutto questi giovani che decidono di puntare sull'agricoltura, uno dei settori più antichi della nostra economia. Agricoltura che non è più vista soltanto come lavoro, ma è vista come qualcosa in cui credere, in cui sognare. Si parla di un'agricoltura sempre più innovativa, un'agricoltura fatta di cervelli. In effetti la maggior parte dei ragazzi che ormai si dedicano all'agricoltura sono per lo più laureati e hanno delle idee innovative che sono brillanti. Ti faccio l'esempio di tre ragazzi che comunque hanno avuto delle idee eccezionali, hanno triplicato le entrate della propria azienda. Per esempio un produttore di miele che ha creato un vino in barrique al miele,
oppure un'altra azienda che è produttrice di spumante, che invece ha creato delle creme di bellezza allo spumante, quindi ha unito la ha unito la cosmetica all'enologia. Allora, gli esempi di giovani che si danno da fare ce ne sono tanto. Io non a caso ho voluto presentarle, segretario, prima queste due ragazze che sono qui, ma per rappresentare tanti giovani che come loro si stanno cercando di impegnare, e il motivo è sempre quello: si cerca lavoro. Manca ormai pochissimo al 1° maggio, sarà il primo maggio col Job Act, da un lato la possibilità di stabilizzare i lavoratori precari, dall'altro però mi consente un po' il rischio che i lavoratori a tempo indeterminato diventano poi più precari. Ma sicuramente ho ascoltato con attenzione le cose che diceva Jenny, è l'esempio di quando c'è la volontà, quando le cose si vogliono fare, poi si riescono a fare. E sono ormai 8-9 anni che viviamo una crisi fortissima in questo paese, però la dimostrazione che anche durante il periodo di crisi si possono fare delle cose buone, delle cose importanti e positive, è proprio questa, la dimostrazione che se i ragazzi credono in quello che vogliono fare, poi alla fine riescono. In un paese molto complicato, dove la burocrazia strangola le imprese, strangola le buone intenzioni, insomma è un paese dove la burocrazia purtroppo è il problema principale, insieme ad altre questioni poi altrettanto importanti. Un 1° maggio con la Job Act, sì, è una riforma che in qualche modo ha stravolto il mondo del lavoro. Noi infatti il 1° maggio che terremo a Benevento come Irpinia Sannio, come CISL, insieme alla Coldiretti di Benevento, al Vescovo di Benevento, abbiamo intitolato questa giornata "Senza lavoro non c'è dignità", perché purtroppo viviamo in un mondo dove le persone vengono valutate per quello che sono, se lavorano oppure non lavorano, quindi senza lavoro si perde il rispetto dei propri diritti, non c'è, come dire, il rispetto per la persona, non c'è più il rispetto per la dignità delle persone. Ecco, momento complicato dove i governi in verità ce la stanno mettendo tutta per annullare la dignità delle persone, questa è la verità. Questi decreti, i due che sono stati già resi attuativi, insomma, della Jobs Act, introducono delle novità importanti. L'assunzione a tempo indeterminato con lo sgravio dei contributi per 3 anni è sicuramente un fatto importante, però non è sufficiente, perché quello che abbiamo notato nei primi 2 mesi del 2015 rispetto a gennaio e febbraio del 2014 abbiamo avuto un aumento del 20% circa di assunzione a tempo indeterminato. Ma non è occupazione aggiuntiva, sono gli stessi lavoratori precari che già lavoravano nelle aziende, che poi sono stati in qualche modo, con qualche marchingegno, sono stati trasformati a tempo indeterminato. Ben venga, va bene, almeno abbiamo qualche giovane in più a tempo indeterminato, ma non è sufficiente una legge per creare occupazione. Per creare occupazione ci vogliono investimenti, ci vuole la burocrazia zero, ci vuole soprattutto una politica che, per quanto ci riguarda noi del Sud, una politica più attenta alle problematiche del Mezzogiorno d'Italia. Fino ad oggi abbiamo visto politiche che mantengono le stesse condizioni al Nord o al Sud. Un imprenditore che ha da investire sicuramente tra Milano, Avellino e Benevento sceglierà sicuramente Milano. Quindi bisogna fare in modo che ci siano incentivi mirati per creare occupazione e soprattutto per dare occupazione ai giovani, ai migliaia di giovani che purtroppo nel nostro territorio continuano ad andare via perché non c'è la possibilità. Quelli più coraggiosi come loro restano, si mettono in gioco, rischiano. E va bene, noi auguriamo che va bene, anzi facciamo i nostri migliori auguri, in bocca al lupo. Ci sono tanti giovani che rinunciano purtroppo e vanno in cerca all'estero, non più al nord, all'estero, di possibilità di lavoro, e poi purtroppo restano delusi spesso e ritornano qui da noi con, come dire, con un aggravio di spese, ci hanno rimesso pure il tempo, il viaggio, magari il fitto della casa, che sono rimaste qualche mese fuori. Allora, io voglio leggerle i dati delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro pubblicati sul Sole 24 Ore proprio di recente. A marzo le attivazioni di nuovi contratti di lavoro nel complesso sono state più di 641.000, a fronte di 549.273 però cessazioni. Sì. Questo che significa? Cioè, questo il lavoro ci sta aumentando? Lei mi parlava, sì, ci sono stati un aumento tra gennaio e febbraio di contratti a tempo indeterminato, ma sono lavoratori precari che in qualche modo erano stati stabilizzati. Sì, purtroppo, non ripeto, manca una politica seria per creare sviluppo e occupazione. Non si può andare avanti con le leggi tampone che servono soltanto, come dire, per prendere tempo. C'è bisogno di interventi strutturali, c'è bisogno innanzitutto di ridurre le tasse,
che in questo paese uno dei principali problemi, oltre alla burocrazia che strangola le imprese o tutti quei cittadini che hanno voglia di fare qualcosa di buono, c'è una tassazione altissima. L'imprenditore che deve assumere oggi ha bisogno non soltanto dello sgravio contributivo INPS, ma ha bisogno della riduzione delle tasse. Ma nella riduzione delle tasse ne ha bisogno anche il lavoratore, soprattutto il lavoratore, il pensionato, perché non è possibile che l'Italia è uno dei paesi dove la tassazione è più alta in tutta Europa. Qui si parla di una busta paga con quasi il 50% della busta paga che sono tasse. Ecco, c'è la necessità di fare un intervento serio. Noi tra l'altro abbiamo anche lanciato come CISL in tutta Italia un disegno di legge di iniziativa popolare, stiamo raccogliendo le firme in questi giorni, tantissime firme, tantissimi cittadini che sostengono questa iniziativa, che si parla proprio della riduzione delle tasse. 1.000 euro di bonus per tutti quei cittadini che non superano i 40.000 euro individuali di reddito. Poi unificare l'assegno familiare con le detrazioni, ridistribuire la ricchezza, tassare la seconda, terza, quarta e quinta casa, facendo salva la prima casa e i titoli di Stato. Insomma, ci sono le condizioni per intervenire. Una lotta all'evasione. 180 miliardi di euro in Italia sfuggono al fisco, e che se noi riuscissimo a recuperare una minima parte di questa evasione, potrebbero essere soldi che si rimettono nel circuito, nell'economia sana. Si possono dare incentivi ai giovani che hanno intenzione di mettere su un'azienda, ai tanti giovani che hanno necessità di fare altri tipi di iniziative, alle aziende serie che continuano a mantenere con grandi sacrifici i cancelli dell'azienda aperta, con i dipendenti all'interno che veramente fanno i salti mortali per poter andare avanti. Ecco, c'è la necessità di fare questo. La cosa grave è che tutti sanno che queste cose così semplici che io sto dicendo si possono fare, ma il problema vero è che i governi, e dico i governi degli ultimi 20 anni, non hanno mai messo mano seriamente a una riforma fiscale seria, a una riforma del lavoro seria, e soprattutto a creare le condizioni perché ci siano più investimenti al sud. Il sud è l'unica parte del paese che può salvare l'Italia intera. Potrebbe essere l'agricoltura un settore su cui puntare. Accanto a lei c'è Margherita Sagnella, lei in realtà studia giurisprudenza, ha deciso però di abbracciare il progetto di AgriBlogger proprio perché ci crede. Allora, cosa possiamo dire ad una ragazza così giovanissima che, pur facendo studi differenti, pur non essendo imprenditrice, vuole provarci, non vuole andare via, non vuole essere tra i tanti giovani che invece della valigia di cartone adesso magari vanno via con una laurea e con il tablet, ma comunque vanno via? Io dico che bene, è da, come dire, un'iniziativa molto molto importante e interessante, ci deve credere sicuramente, Giussi ci crede, e puntare sull'agricoltura sì. Avellino e Benevento storicamente è un territorio dove l'agricoltura è stata un'eccellenza e lo è tuttora. Dei dati che venivano presentati inizio trasmissione si vede in modo chiaro che l'agroalimentare e l'agroindustriale è stato il settore che ha retto meglio alla crisi. Tutte le aziende meccaniche, manifatturiere sono in ginocchio, la gran parte di queste aziende sono chiuse, chi è rimasta aperta è in forte affanno, cassa integrazione, mobilità. Il settore agroalimentare e agroindustriale invece è un settore che in qualche modo ha retto bene perché intanto noi devo dire che negli anni la classe dirigente di questo paese non ha saputo in qualche modo valorizzare appieno le tipicità, i prodotti tipici locali che noi abbiamo delle eccellenze che ce ne ricordiamo solo in occasione delle fiere, delle grandi fiere, ma poi nel resto dell'anno nessuno si ricorda i nostri prodotti che sono veramente un'eccellenza e invidiati da altre parti del mondo, che io credo che... Io devo interromperla perché qui c'è il direttore della Coldiretti, ci ricordiamo delle eccellenze solo nei momenti delle grandi fiere. Non era riferito al direttore della Coldiretti. No, assolutamente, però riferito alla classe politica istituzionale. Se la classe politica lo fa, se si sta facendo qualcosa, o magari, perché no, proporre insieme io credo una svolta. Che la discussione che noi del Sud dovremmo cominciare a fare noi, come addetta ai lavori, è che non scaricare su qualcuno qualcosa, ma proporre. Che la politica è assente, qualcuno ci dice che le forze di rappresentanza siamo assenti, cioè il sistema non ha retto, perché questa poi è la verità. E io credo però che la prima cosa per poter investire bisognerebbe avere un territorio dove esistano i servizi, che un cittadino a parità di servizi che vive in Lombardia lo posso ritrovare in Irpinia, lo posso trovare soprattutto nelle aree interne della stessa provincia, perché noi ci troviamo ad avere dei servizi che nelle aree interne delle province non abbiamo scuole, stanno chiudendo le poste, stanno facendo queste cose, poi andiamo al Salerno Centro oppure a Avellino Centro e qualche servizio lo troviamo. Com'è possibile fare impresa agricola se noi non abbiamo la banda larga e siamo isolati? Oggi
un prodotto agricolo, oggi loro ce lo stanno dimostrando, com'è possibile? Ma se noi non siamo collegati col mondo diventa difficile farci conoscere, soprattutto noi che del Made in Italy abbiamo fatto sempre la nostra fonte, la vera attività, vera, reale, e non di quella, anche di quella industrializzazione che molte volte ha rubato soltanto i migliori terreni di questa provincia e poi è andata via, è scappata, perché soltanto allettata da quello che erano dei contributi che molto probabilmente abbiamo dato, e il post terremoto ci ha detto questo. Allora ecco, io non perché sono della Coldiretti e vivo nel mondo agricolo mi affeziono che l'agricoltura può, l'agricoltura insieme con i settori può diventare effettivamente un'opportunità. L'opportunità è quella di far capire ai nostri amministratori che aprire un centro commerciale significa distruggere quello che è un discorso delle nostre realtà, perché quando mi arriva il vino al centro di Avellino in una grande distribuzione e viene fatto fuori perché per una questione di costi una cantina che con tanti sacrifici sta tirando le spalle di questi ragazzi diventa estremamente difficile. Allora io credo va bene anche l'apertura di un centro commerciale, però io credo che in un comune o in una legge regionale dovremmo dire che il 30% di quella superficie che si apre deve essere messa a disposizione per i prodotti di cibo, perché questo significa credere nei prodotti di cibo, perché se noi li diciamo che poi i prodotti di cibo ma non sappiamo dove trovarli, oppure laddove le persone trovano il sabato, la domenica che fanno spese e non li trovano, diventa difficile posizionarli, perché lì oggi noi troviamo i grandi marchi della grande distribuzione che i nostri prodotti si li ha messi al bando, anche se oggi ci stanno ricercando, perché si sono resi conto che la gente va nei loro supermercati soltanto perché molte volte d'estate fa caldo e d'inverno fa caldo, anzi tutto il contrario. Stiamo avvicinando ad una maggiore consapevolezza, le ragazze vedo che sono d'accordissimo. Segretario, io a breve devo dare la linea alla redazione di 8 pagine per gli aggiornamenti, ma prima di passare la linea le voglio chiedere, è solo, forse non è solo un problema a livello di governo nazionale, anche i comuni, anche le regioni, anche le province, ognuno per il proprio ruolo, devono cercare di tutelare queste eccellenze? Sicuramente è così, ognuno di noi ha una parte di responsabilità. E io collego a un momento storico, il terremoto. Dopo il terremoto dell'80, in Irpinia, come pure in altre realtà della Campania, nel Sannio, anche parte del Salernitano, abbiamo avuto la famosa fase dell'industrializzazione. Si è pensata all'industria, alla grande industria, alla piccola e media industria, che sicuramente è stato un fatto positivo, ci mancherebbe, migliaia di persone hanno trovato lavoro, ma migliaia di ettari di terreno sono stati espropriati e tolti all'agricoltura. Quindi se si riusciva a puntare da un lato all'industria, ma non perdendo di vista quello che era l'agricoltura e quindi i prodotti nostri locali, sicuramente oggi la crisi non lasciava i segni che sta lasciando sul nostro territorio. Quindi c'è stata, come dire, una mancanza di attenzione, ecco, ai due settori, perché non si può vivere solo di agricoltura, questo è scontato, come non si può vivere solo di industria, ma le due cose potevano viaggiare sicuramente insieme. Ecco, il terremoto in qualche modo ha portato tanti soldi, ma ha portato anche, come dire, una perdita di vista di quello che erano le nostre eccellenze, il nostro territorio. Quindi se c'è una responsabilità che ognuno di noi si deve assumere è questa, non aver saputo valorizzare parallelamente l'industria ma allo stesso tempo il nostro territorio, che si prestava molto alla produzione agricola e non solo all'agricoltura tradizionale, ma abbiamo ortaggi, settore ortofrutticolo, insomma c'è di tutto di più, noi abbiamo terreni veramente eccellenti che in nessun'altra parte d'Italia si trovano, però ripeto è mancata quell'attenzione. Allora dal salotto di 8 mattina questo appello ad una maggiore responsabilità a tutti gli enti preposti, anche in qualche modo cercare di imparare dagli errori, lo diciamo sempre ed è importantissimo. Io vi interrompo perché noi ci fermiamo per pochissimi minuti per dare la linea alla redazione di 8 pagine con i primi aggiornamenti dal nostro sito 8pagine.it, ma restate con noi, ci saranno ancora i nostri ospiti, abbiamo ancora tantissime sorprese e ancora tante rubriche. A pochissimo. Buongiorno anche da parte mia, allora veloce aggiornamento dal nostro sito 8pagine.it prima di ridare la linea ad 8 mattina. Cominciamo con le notizie da Avellino, in evidenza c'è una notizia di cronaca, eccola qui, convulsioni, neonato trasferito in elicottero al Santo Bono, il piccolo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico di Napoli, dove è stato trasferito dall'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, prognosi riservata, le sue condizioni sotto osservazione. Ancora tornando
nella home di Avellino. Andiamo ai fatti della città. Tamponamento in via Circunvallazione, esplode il caos in città, complice anche la pioggia con cui si è risvegliata Avellino questa mattina. Due incidenti nell'ora di punta all'incrocio con via Tuoro e il secondo in via Guarini. L'asfalto è viscido e dunque valzer di tamponamenti in città. Notizia proprio degli ultimi minuti, dunque una città già congestionata dai cantieri. Oggi si trova a fare i conti anche con la pioggia. Ancora da Avellino c'è un'intervista che vi segnalo del collega Alessandro Calabrese con Maria Elena Iaverone, fa un po' il punto sulla situazione finanziaria dell'ente di Piazza del Popolo. E intanto su parcheggi e traffico, domani gli assessori Ruberto e Preziosi presentano alcune novità, indetta una conferenza stampa alle 11 per sensibilizzare e coinvolgere maggiormente i cittadini sul senso dei lavori pubblici in città e sulla presenza di parcheggi pubblici e privati a disposizione degli automobilisti. La presenza di Ruberto è indicativa anche del fatto che, insomma, l'allarme sull'inquinamento, soprattutto nella zona di Piazza Kennedy, non tende a diminuire. Questi fatti di Avellino. Andiamo velocemente a vedere anche Benevento, in evidenza la cronaca, anziano rinvenuto senza vita in un ruscello, dramma a Fogliano di Valfortore, la vittima è un 79enne, l'ipotesi più accreditata è che sia stato colto all'improvviso da un malore che non gli ha dato scampo. Il malcapitato è caduto restando nell'alveo del torrente fino a quando non l'hanno tirato fuori provando a soccorrerlo, tutto però inutile. Questo è in evidenza nella cronaca. Ritornando ancora alla home della sezione di Benevento, troviamo nelle slide anche aggiornamenti per quanto riguarda la politica, perché come sapete ieri c'è stata l'assemblea regionale del PD a Napoli, ok alle candidature di Giulia Abate ed Erasmo Mortaruolo. Per quanto riguarda invece Avellino, sarà esaminata da una commissione presieduta da Assunta Tartaglione la posizione di Francesco Todisco e Caterina Lengua, come sapete rimasti esclusi non senza polemiche dall'infuocata assemblea di venerdì scorso all'ex asilo Patria e Lavoro. Di fatto sono ancora in corso, potrebbe insomma arrivare un capovolgimento della situazione nelle prossime ore. E allora vediamo anche Salerno prima di chiudere. Qui tiene banco la cronaca con l'omicidio in piazza a Scafati, notizia che abbiamo ripreso anche nella rassegna stampa di questa mattina, ma c'è proprio un'ultima ora ancora di cronaca, eccola qui nelle slide. Aggredito all'esterno di un bar, lotta tra la vita e la morte. Dario Ferrara, 21enne di Nocera, è caduto battendo la testa. C'è un indagato per lesioni, è un 25enne, Dario Ferrara è ricoverato all'ospedale Umberto I, definito come un ragazzo molto tranquillo. E allora gli inquirenti, leggiamo nell'articolo del corrispondente da Salerno Massimiliano Grimaldi, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Vi segnalo sempre poi fotogallery, videogallery, anche tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda lo sport. Alle 12 c'è la conferenza stampa del portiere dell'Avellino Frattali in vista del match di domani a Crotone, e vi ricordo anche la versione mobile del nostro sito che potete scaricare dagli smartphone, dai tablet, dai vostri telefonini di ultima generazione. Io mi fermo qui con l'angolo del touchscreen dedicato al nostro sito, la linea torna a 8 mattina, arrivederci. E allora ben ritrovati qui nel salotto di 8 mattina, grazie alla redazione di 8pagine.it per gli aggiornamenti. Noi naturalmente vi terremo informati nel corso di questa lunga diretta, ma stavamo parlando di crisi, di agricoltura e di prodotti tipici, e allora vorrei mostrare ai miei telespettatori e ai nostri ospiti un servizio del nostro Fabio Tarallo, che è andato proprio al mercato, ha seguito la spesa degli italiani, ha sentito anche però il parere dei commercianti e sono abbastanza arrabbiati. Vediamo.
Crisi, quante volte ne avete sentito parlare? Persone che non riescono ad arrivare a fine mese, persone che non spendono più come spendevano prima. Oggi è mercoledì, siamo al mercato rionale di Piazza Risorgimento a Benevento e vogliamo andare a vedere con i commercianti e con le persone che solitamente lo affollano come è cambiato il modo di fare spesa in questa giornata. Com'è cambiato il modo di fare la spesa dei beneventani? Nel giro di 15 anni a questa parte si stanno perdendo un po' le vecchie tradizioni, la cicoria di campagna, la roba di maiale, non si usa più, quasi più a Pasqua. Questo è quel cambiamento che stiamo notando ultimamente, perché giustamente i giovani mangiano altri prodotti. Non... Ma a livello di spese invece la gente solitamente spende di più di prima oppure adesso il conto se lo fanno? Sì, un po' il conto se lo fanno parecchio, perché prima... Un po' con le famiglie erano più numerose, allora veniva il genitore, prendeva per tutta la famiglia, invece di 2 kg, ne partivano 5 kg da busta. Ma invece di 2 kg, 1,5 kg, perché si regolano un po' il necessario, il minimo indispensabile, quella è la... Eccoci qua, ma che carciofola! Che carciofola! Siamo con il signor? Che papà? Come si chiama? Io come vediamo? Carmine. Carmine, allora mi dice un attimino se c'è la crisi, la gente come spende. Qui si andava per la propria, è crisi proprio, in generale. Ma la gente non spende più come prima? Non spende più noi, sono dritte. E mentre per quanto riguarda lei, insomma, fa difficoltà a portare avanti il banco? Sì. E secondo lei come si dovrebbe uscire dalla crisi? Che volete uscire, quando uscite dalla crisi, se lo governo appare, allora è basta. Bagno, se la bagniamo il signore. E qui ci guardare i soldi, ci sono niente. Quindi insomma non siamo ancora usciti dalla crisi, serve ancora tempo. Ciò abbiamo c'è tempo seriamente. Siamo con, tu ti chiami? Omar. La crisi c'è, sì. Per te è difficile guadagnare tanto? Sì, adesso è difficile rispetto a prima, sì. Tu prima diciamo andavi molto meglio rispetto ad ora? Sì, veramente. Per esempio posso dare un esempio. Prima se facevi 200, 150 al mercato, adesso è difficile fare 100. Mi compro una giacca e un pantalone, 5 euro, faccio 10 euro e mi sono fatto il matrimonio. Ma prima era un po' meglio, si spendeva di più, uno ci pensava di meno quando doveva mettere mano al portafoglio. Eh sì. E invece adesso? Adesso è difficile, non arriviamo a fine mese. Ma com'è la situazione generale del mercato? La gente fa difficoltà a spendere, c'è ancora tanta crisi? Sì, si sente. Eventualmente ci sono tanti problemi che benevento non riusciamo ad andare avanti. C'è poco lavoro, c'è poca economia che gira, quel poco va fuori benevento. E la difficoltà invece per tenere un banco del genere? La difficoltà è tanta, infatti stiamo lottando contro una crisi esagerata. Anche come pagamenti, come tutto, siamo un poco arretrati con il comune e loro lo sanno che stanno cercando anche loro di fare il possibile per portarci alla pari tutti quanti e di ristabilizzare questa crisi, chiamiamola crisi, che poi dopo uno deve cercare sempre di combatterla con le armi giuste, però purtroppo c'è poco lavoro. Come spendono i beneventani per quanto riguarda le scarpe? Allora, per quanto riguarda le scarpe siamo proprio rovinati proprio, cioè è calato proprio di parecchio, ma tanto e non si fa proprio niente più. Ma la gente quindi non spende più come prima? No, niente, è calato di 60-70% rispetto all'anno scorso. Perché prima la gente aveva più libertà di scelta anche dal punto di vista economica, si sentiva di meno la crisi? Si sentiva di meno la crisi, più libertà di scegliere le persone, adesso siamo proprio incastrati, cioè non si riesce a fare più niente. Ma è vero che stiamo uscendo dalla crisi o ancora c'è molto tempo? Stiamo uscendo dalla crisi, ma stava venendo la fame. È la verità. Allora, signora, com'è cambiata la spesa rispetto a qualche tempo fa? Allora, quello che è rimasto invariato ed è anche gradevole venire al mercato è costruire relazioni umane, come per esempio con Andrea, che è un ragazzo simpatico, col quale subito si fa amicizia, si mette a disposizione, e anche tanti altri commercianti. Ma è impossibile fare la spesa perché non ci si arriva più. Tutte le famiglie oramai siamo in sofferenza, cerchiamo anche nel mercato di comprare molto meno sicuramente, in maniera diversa. Ed è un po' cambiato, insomma, è cambiato. Com'è cambiata la spesa dei beneventani al mercato? La spesa dei beneventani è cambiata parecchio rispetto agli altri anni indietro,
perché le cose praticamente non sono cambiate molto, anche prima più spendevano, adesso frenano un poco perché la situazione non è un granché. Poi anche, non so, anche come mercato, come attività commerciale, la sincera verità non è come una volta, e quindi si deve cercare di creare un rapporto con i clienti positivo. E non volevi parlare, alla fine hai parlato. Alla fine fa parlare, sentire queste cose, perché in mezzo al mercato ci sono cresciuto, e quindi vedendo queste cose più avanti vai più peggiorano, e non è una cosa bella. Quindi si deve dare una mossa, si deve vedere quello che si deve fare anche al mercato, anche come attività commerciale, anche come servizi pubblici che non aiutano tanto al mercato, e quindi è una cosa che fa male. Ci siamo fatti questo giro all'interno del mercato e abbiamo capito che effettivamente la crisi esiste, anzi, se è possibile, è ancora peggiore. Con questo si chiude il nostro giro e noi vi diamo appuntamento al prossimo. Arrivederci. Con il nostro commerciante, il nostro Fabio Tarallo è stato lì, li ha intervistati, commercianti, persone, la crisi c'è, siamo effettivamente rovinati? Sicuramente la crisi c'è, le difficoltà ci sono, ma dire rovinati mi pare un po' esagerato. Allora vediamo, io voglio sentire il loro parere, perché loro rappresentano i giovani e la categoria di cui stiamo parlando. Abbiamo detto che di progetti ce ne sono tanto, dobbiamo fare tanto, ma cosa manca? Dal vostro punto di vista, da chi si ritrova adesso ad affacciarsi ad un settore tanto antico ma quanto al momento innovativo, e sente il parere tutti i giorni, perché a breve vi mostreremo quello che è il lavoro di AgriBlogger. Beh, io penso che due sono le cose principali che possono servire ai ragazzi. Uno è una maggiore attenzione per quanto riguarda lo snellimento burocratico, nel senso che la maggior parte del tempo che i ragazzi perdono, ma non solo i ragazzi, è per la burocrazia, mentre vogliono passare questo tempo a fare altro. Quindi un maggiore supporto da parte degli enti, quindi un affiancamento, un maggiore aiuto, quindi una maggiore assistenza che molte volte viene a mancare. Direttore, allora, innanzitutto il primo appello, vogliono essere affiancati, l'aveva detto anche il segretario, troppa burocrazia, così non si va avanti. Margherita, tu che avevi deciso di fare tutt'altro, invece sei rimasta affascinata da questo settore. Sì, io sono dell'idea che, per quanto mi riguarda, ecco, facendo parte comunque di un altro mondo, secondo me c'è bisogno per i giovani oggi, anche per la crisi che stiamo vivendo, di un maggiore fattore di sensibilizzazione, la riscoperta, ecco, delle tradizioni e dei valori, perché è vero sì che l'agricoltura è comunque un settore, come possiamo definirlo, antico, perché comunque ha originato tutto, però ecco, ci deve essere anche un ritorno alle origini, perché penso che proprio da dove si è partiti si può, diciamo, proprio dal punto di partenza, il punto di partenza molte volte può rappresentare anche un punto d'arrivo, quindi perché non investire sui giovani, su un settore antico quale appunto è l'agricoltura, e comunque ci può dare tanto, per costruire comunque un futuro che, ecco, ai giovani può dare ampio raggio, può dare ampio spazio. Direttore, le mostrerò tra brevissimo tempo quello che è il loro lavoro, ma come le aiutiamo? Premesso che io sono molto positivo, perché stiamo in un momento storico positivo. Noi stiamo, sì, è vero il primo maggio, ma io vorrei ricordare quest'anno il primo maggio perché apre Expo, e noi un altro Expo in Italia lo avremo fra 40-50 anni. Se noi pensiamo a quello che è stato 50 anni fa un Expo in Italia, fu il rilancio degli anni 60, il boom economico. Oggi noi dobbiamo essere capaci di fare questo, le novità, sicuramente la burocrazia, però vedete, molte volte la burocrazia serve anche per poter lavorare sull'agropirateria. Io immagino quello che è venuto fuori sul vino, parlando, tu viste che
il tuo settore è quello. Che cosa noi abbiamo dovuto fare per evitare che ci siano sofisticazioni nel vino? Allora molte volte siamo anche noi stessi. Sei d'accordo? Ti chiedo subito. Sì, anche, sì, quello che dice è giusto. Io però la vedevo anche sotto un altro punto di vista, nel senso anche un supporto, non so, per l'amor di Dio, quello che stai dicendo è giustissimo, però anche un supporto, un affiancamento maggiore, nel senso affiancare proprio praticamente quello che è la persona che lavora. Questa era la cosa. Segretario, è chiaro il messaggio. I giovani vogliono essere sostenuti, ma concretamente non vogliono sì, più. E ha ragione lei quando dice burocrazia, perché la burocrazia c'è, cioè quella buona e quella cattiva. Quella buona è quella che stabilisce la regola e chiede il rispetto della regola. C'è quella cattiva invece che di fronte alla regola, se immagina che un giovane che vuole aprire un'attività imprenditoriale oggi, fa richiesta oggi e se tutto va bene riesce ad aprire dopo 3 anni, perché la richiesta, la documentazione necessaria si sposta da una scrivania all'altra, da un ufficio all'altro, di un ente all'altro, fino a quando qualcuno non decide alla fine su pressione di autorizzare un'attività imprenditoriale. E questa allora è la burocrazia che strangola. Un impegno dal salotto di 8 mattina, un impegno a cercare di snellire la burocrazia, non diciamo di no, ma la vogliamo snellire. Intanto però io voglio mostrarvi concretamente quello che è il lavoro fatto da AgriBlogger. Ciao, sono Filippo e ho un'azienda di tabacco qui a Paduli. La mia azienda nasce già negli anni 50 e poi ha avuto un enorme sviluppo negli anni 90. Infatti già mio nonno è stato il fautore di questo enorme sviluppo della tabacchicoltura qui nella Valle del Tammaro. Abbiamo molte coltivazioni, però anche i seminativi, oliveti, però il tabacco diciamo che è stato sempre un fattore caratterizzante della mia azienda sin da molti anni fa. Come giovane ho deciso di puntare enormemente sulla qualità del prodotto. Infatti, rispetto al passato, dove c'era più una politica da un punto di vista quantitativo, negli ultimi tempi proprio noi giovani qui, io e i miei collaboratori, abbiamo proprio deciso di puntare enormemente su questa prospettiva. Questo perché? Perché essenzialmente sono le manifatture che ci chiedono in un rapporto diretto quella che è un prodotto qualitativamente superiore. Infatti noi viviamo anche dell'assistenza di giovani ragazzi che vengono e ci coadiuvano in tutte quelle che sono le operazioni colturali, dall'impianto fino alla fase poi della raccolta. E se posso dare un consiglio agli altri giovani come me, dico di puntare enormemente su quelle che sono le vocazioni di questo territorio. Altrove c'è la vitivinicoltura, l'olivo, gli allevamenti. Qui c'è il tabacco e allora ragazzi continuiamo a puntare su questa filiera che può offrirci sicuramente delle enormi soddisfazioni. Proprio il tabacco, un settore che per tanti anni ha dato tanto in varie zone, soprattutto nella provincia sannita. Adesso è necessaria una riconversione, serve anche fare rete? Sì, noi manca a fare apposta, abbiamo visto in qualche azienda di Montoro, di Nicola Barbato, la GB, che ha fatto proprio questa riconversione, è passato da quello che era un'attività del tabacco, capannoni al tabacco, è passata a quella che oggi è la valorizzazione della cipolla ramata di Montoro, che sta portando a casa un risultato estremamente importante e ritornando anche ad una vocazione di quell'area rispetto alla possibilità, perché noi abbiamo una grandissima eccellenza che molte volte nemmeno noi irpini, o perlomeno voi irpini, visto che sono un casertano, conoscete. Pertanto io credo che anche nel discorso tabacco l'esperienza del giovane è sicuramente da prendere in esame, però anche per esempio nella Valle dell'Irno, dove noi eravamo fortissimi col tabacco, dove oggi non ne vediamo più, però abbiamo dei terreni fertilissimi, abbiamo dell'acqua, perché abbiamo l'acqua del consorzio di bonifica, pertanto abbiamo anche un'acqua pulita, un'acqua che possiamo, quelle colture che vengono innaffiate lì con quell'acqua, hanno anche un valore maggiore. Troviamo anche un'altra forma
forma, ha un'altra forma. Noi per esempio dalla vicina Salerno potremmo tranquillamente copiare quello che è stata la grande intuizione della quarta gamma nella Piazza del Sile, che paradossalmente oggi è saturo perché non c'è più terreno per da mettere a serra. Allora, gli esempi ci sono, lavoriamoci. Gli esempi da seguire ci sono, i ragazzi che si impegnano pure, ma concretamente cosa faremo? Come ci arriviamo a questo 1° maggio, segretario? Ma il 1° maggio ci arriviamo con la discussione, un confronto su tutte queste questioni aperte che abbiamo sul territorio, soprattutto la disoccupazione giovanile, non solo quella giovanile, insomma il dramma lavoro che manca sul nostro territorio, probabilmente in Campania più di altre realtà del nostro paese. C'è la necessità di un impegno maggiore da parte dei governi, sia nazionali, regionali e locali, perché tutte le proposte, tutte le buone intenzioni, se poi non trovano, come dire, un intervento serio da parte di chi governa il paese, ma ripeto anche a livello regionale e locale, io immagino che nell'agenda di programma 2014-2020 dei fondi europei, gran parte dei fondi sono destinati all'agricoltura. Sì, però, saremmo capaci di realizzare, poi investire veramente questi soldi? Saremmo capaci? A tal proposito c'è Margherita che ha qualcosa da dire. Infatti, cioè, noi abbiamo iniziato questo programma attraverso la piattaforma di AgriBlogger proprio per attuare questa forte sensibilizzazione nei confronti dei giovani. Abbiamo speranza quindi di un nuovo futuro per i nostri giovani. Allora, non c'è risposta. No, ce l'ho la risposta, Lei ha detto... Io credo che nessuno venga a trovare voi giovani. E io credo che dobbiamo creare dei tavoli veri dove, visto questa programmazione che sta avvenendo e la Regione lo sta facendo, io credo che quest'autunno deve essere foriera di grande esperienza nella programmazione, di crederci. Perché io vorrei dire ai giovani, forse anche nella scuola, gli istituti tecnici agrari, sì, ma quando si esce dall'agrare, si esce dall'università, quante volte un giovane ha letto cos'è un bando? Come si fa un bando? Allora io credo che noi dobbiamo lavorare anche lì, perché credo che la formazione sia importante se la riusciamo a finalizzare, se rispetto ad un'idea giovanile, cioè la capacità di mettersi in discussione di un giovane, noi lo accompagniamo con dei bandi. Noi abbiamo visto tanti fondi dei GAL, dei gruppi di azione locale di questi comuni, che molte volte hanno speso soldi per pagare la festa, la sacra, e non abbiamo dato invece viceversa un'indicazione diretta ad un giovane. Direttore, allora è questo l'impegno che prendiamo oggi dal salotto di 8 mattina? Voi siete d'accordo? Il segretario, avviamo un tavolo e facciamo qualcosa di concreto, o quantomeno io ringrazio loro perché si impegnano a farlo e ad essere presenti? Ma io dico di più, voi io rilancio. Io rilancio, cioè io dico, facciamo diventare anche un centro di informazione come 8 mattina un punto dove noi possiamo dialogare e dove possiamo raggiungere questi giovani, perché molte volte ci manca anche l'incontro, dove incontrarci. E intorno a te, alla tua bellezza, credo che possiamo fare cosa positiva. Noi siamo qui, ci impegniamo a darvi la possibilità di dialogare e di aprire questo tavolo, lo faremo. Io devo fermarmi per pochissimi minuti per dare la pubblicità, ma restate qui perché a breve nel nostro salotto c'è il momento dedicato alla salute. Avremo il dottor Luigi Coppola che ci parlerà di nutrizione e in particolare di come rimettersi in forma in vista dell'estate. Poi ancora tante sorprese, c'è il nostro dinamico Gianrico con la sua rubrica Provaci ancora Tonino, tantissime cose da fare, a tra pochissimo. Fantastico sentirlo, banane e lamponi, la scelta giusta per annunciare la nostra prossima rubrica. È con noi il dottor Luigi Coppola, nutrizionista, direttore del Dipartimento di Nutrizione e Medicine Complementari dell'azienda ospedaliera RUMO. Dottore, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per questo invito gradito proprio nella vostra puntata inaugurale. Parleremo oggi di come rimettersi in forma per l'estate, ma chiedo in regia ad Aldo Fenizia di mandare la sigla della nostra rubrica. Allora, dottore,
come tornare in forma prima dell'estate senza nuocere però al nostro benessere. Scusate, dottore, io mi intrometto, piacere, Gianrico, lo scemo della situazione. Mi sento Gianrico Mancini. Mi sono presentato da solo, lo scemo di tutta la situazione. Allora, io so che lei è un nutrizionista, quindi, bene, parlare con lei di diete, come rimettersi in forma all'estate è troppo facile, perché guardate che sorte di femmina, però il problema sono io, ho fatto un complimento, però il problema sono io, perché da quando sono da Avellino, cioè un paio di mesi, sono inghiattato come una cosa micidiale. Dottore, tu che sei nutrizionista, guarda qua che c'ho, è proprio grosso, è diventato. Direi... effettivamente è una situazione un po' esagerata, dobbiamo prendere un provvedimento, guardi. Perché la situazione mi pesa, cioè nel senso peso proprio io, certo, in tutto. Certo. Quindi come dobbiamo fare? Mi faccia capire. Veloce, un consiglio veloce così. Ma è pronto a fare qualche sacrificio? Sì. Allora, senta quello che diciamo oggi. In poco tempo lei si rimetterà in forma. In forma. Senza pesare, senza badare le calorie. Bene, però glielo dobbiamo dire pure a maestro, che lo sgabello era alto 1,5 m. Guardate da quando sta seduto come è diventato lo sgabello. Ma bisogna un po' di impegno in più per me. A te proprio assai, però non fa niente. Mo' ascoltami, dottore. Maestro, già ha parlato di... banane di lamponi che hanno vitamine C importantissime. Banane lamponi. Dammi un bacetto, dottore. Allora, facciamo così, Gianrico. È simpatico il dottore. Ci seguirà, il dottore è simpatico, ma soprattutto è molto bravo. Attenzione. Nessuno meglio di lui potrà dirti come dimagrire. Assolutamente. Io me ne vado dietro e lo ascolto con l'orecchia a destra. A dopo, grazie Imma, ciao. Gianrico è così, è vulcanico, ha sentito l'argomento in questo periodo. D'altronde è un argomento che soprattutto in questo periodo interessa un po' tutti i nostri telespettatori. Diamo certo. Subito qualche regola. Come al solito non parleremo più di tanto di calorie, ma daremo uno sguardo soprattutto a quello che avviene nell'ambiente esterno. Il nostro corpo lavora bene nel momento in cui è in armonia con la natura. Quindi, che cosa è avvenuto nella stagione invernale? Già nel terreno abbiamo seminato. Quindi abbiamo fatto in modo che alcuni germi che abbiamo dato alla nostra agricoltura possano poi dare i loro frutti nel periodo primaverile. Quindi cosa deve avvenire in primavera? Ciò che abbiamo seminato nella stagione invernale deve venire in superficie, deve dare il frutto. Nel corpo umano cosa avviene? Che le energie che nei mesi invernali sono state tenute negli strati più interni del corpo, devono emergere ed emergendo ci fanno riprendere le attività. Infatti la primavera è proprio il periodo in cui il corpo riprende la sua migliore e più completa forma energetica per iniziare le attività. Ed allora dobbiamo supportare il nostro organismo ed in particolare bisogna supportare un organo importante che è l'organo della messa in moto. Qual è questo organo? È il fegato. Io le chiedo subito una cosa che interessa a tutte le nostre telespettatrici, ma come abbiamo visto anche telespettatori. È possibile dimagrire stando bene, senza troppi sacrifici? È possibile ed è anche necessario, nel senso che l'idea che un dimagrimento corporeo consista semplicemente in sacrifici, in restrizioni, quella parola, come dire, oggi desueta, che è dieta, deve lasciare il posto ad un altro tipo di sinonimo, che è nutrizione, nutrirsi bene, secondo le caratteristiche del proprio organismo. Noi... E allora lei ha appena detto, facciamo attenzione ai nostri organi, in particolare al fegato, io chiedo alla regia se è possibile mandarci la prima slide. Ora, è ovvio che nei mesi invernali anche il clima più freddo, le attività più intense hanno comportato che cosa? Un abuso di alcuni cibi particolarmente ricchi in grassi, in sostanze anche dolci e quindi queste tossine che nel nostro organismo si sono accumulate sono andate a sovraccaricare due organi in particolare, il fegato e i reni. Ed ovvio che in primavera noi dobbiamo aiutare quindi questi due organi allo smaltimento di queste tossine e lo possiamo fare dando a questi due organi una serie di alimenti che sono in particolare ricco di antiossidanti, questa parola magica che esiste nell'ambito dell'alimentazione non sono altro che vitamine del gruppo A, del gruppo C, del gruppo B che sono in grado di riattivare
i processi metabolici del nostro corpo e di proteggerci dai cosiddetti radicali liberi, che certo non lavorano a vantaggio del nostro metabolismo e che si sono prodotti nella stagione invernale. Ecco, la disintossicazione primaverile parte proprio dalla scelta dei cibi che offre la natura. Diamo qualche consiglio, cosa bisogna preferire in questo periodo? Qual è il primo cambiamento che lei consiglia ai nostri telespettatori, cambiamento del piano nutrizionale? Ma guardi, in tutte le categorie dei nutrienti dobbiamo fare dei cambiamenti. Prendiamo ad esempio il caso dei cereali. Dobbiamo utilizzare in questo periodo, per esempio, dei cereali che abbiano una forte azione depurativa a livello intestinale. Ad esempio parlo del riso integrale o del riso basmati, anziché del riso arborio o parbolé tradizionale, perché in questo modo, diminuendo le fermentazioni intestinali, l'assorbimento del nutriente avviene in maniera completa, non si hanno gonfiori a livello addominale, non si hanno depositi. Non solo, ma i soggetti che hanno anche delle alterazioni della glicemia tendono a stabilizzarla. Poi dobbiamo fare attenzione nell'ambito di verdure o ortaggi a selezionare quelle tipologie che sono molto utili a livello epatico. E quindi carciofi, carote, e quindi momento la scheda, perché tra l'altro questi ortaggi hanno delle sostanze al loro interno dette lipotrope, cioè delle sostanze che aiutano il fegato a liberarsi di questo accumulo di sostanze grasse che sono state ingerite durante la stagione invernale. Così come per esempio tra ancora verdure e ortaggi è molto utile consumare tarassaco e carciofi. Perché tutto questo? Perché hanno un'azione che viene detta tecnicamente coleretica e colagoga, che significa aumentano la produzione di bile a livello del fegato e la sua eliminazione. Poiché la bile è molto importante per i processi digestivi perché ci fa eliminare tutto ciò che il fegato ha già depurato nella sua sede, è ovvio che questi due ortaggi, queste verdure, sono molto utili. Non solo, teniamo conto che il carciofo, che tra l'altro nelle nostre zone è anche prodotto sotto forma di sostanza tipica, è molto utile anche per abbassare il colesterolo perché contiene cinarina. Noi abbiamo parlato nella prima parte del nostro salotto proprio di prodotti tipici, quindi anche dal punto di vista nutrizionale, quali sono i suoi consigli? Guardi, il prodotto tipico è una ricchezza enorme che la nostra provincia, ma anche la nostra regione possiede. Non sempre viene valorizzato, ma il prodotto tipico ha addirittura delle valenze protettive nei confronti dello sviluppo di una serie di patologie genetiche. Quindi la valorizzazione del prodotto tipico è importante non solo per la gustosità delle nostre pietanze, ma anche per la profilassi di una serie di patologie. Facciamo attenzione quindi anche alla spesa, come effettuiamo la spesa, cosa acquistiamo, bene i prodotti tipici, più verdure, cereali. La spesa è fondamentale e soprattutto è fondamentale la consultazione delle etichette sui prodotti che andiamo ad acquistare. E tutto questo vale soprattutto quando acquistiamo poi degli alimenti che devono essere somministrati ai bambini. Vedo molto spesso delle mamme che fanno incetta di queste merendine, di questi dolcetti, senza dare molta importanza alla valutazione del contenuto. Ed invece dobbiamo fare molta attenzione ad individuare nell'ambito delle etichette ingredienti che non favoriscono il benessere e lo sviluppo dei bambini. Il suo non è proprio un no alle merendine, è un ni. Facciamo più attenzione agli ingredienti utilizzati. Certamente, io dico soltanto che rispetto a una merendina che possa avere un grasso idrogenato, scegliamo più una merendina che possa avere l'olio extravergine di oliva proprio interno, o una merendina che abbia solo zucchero bianco, possiamo anche scegliere una merendina che abbia zucchero grezzo, zucchero di canna. E se il cereale con cui è stata prodotta la merendina non è la farina raffinata, ma è la farina integrale o la farina di farro o la farina di mais, tanto di guadagnato, perché significa che l'intestino dei nostri bambini comincerà a lavorare di più e non andrà in una fase di pigrizia come purtroppo le farine raffinate oggi
lo hanno ridotto. Questa è la realtà. E allora, queste le prime regole che daremo oggi ai telespettatori di 8 mattina in questo percorso che seguiamo insieme, un piccolo percorso nutrizionale. Chiedo alla regia di mandare ancora delle slide. Sì, è ovvio che in questo periodo l'orto ci dà la possibilità di utilizzare una serie di altri prodotti. Pensiamo ad esempio a tutto il gruppo delle crucifere con cavolo, broccolo, verza, la stessa rucola, ma anche molti agrumi. Che cosa sono in grado di realizzare questi cibi? È ovvio che nel periodo primaverile, proprio perché vi può essere questa difficoltà alla rimessa in moto dopo la lentezza, la pigrizia del mese del periodo invernale, abbiamo bisogno di cibi che siano in grado di favorire questa produzione energetica del nostro corpo. E sia le crucifere che gli agrumi sono ricchi di vitamina C. Tutto questo che cosa comporta? Come comporta una diminuzione della fastidiosa sensazione di fatica, di pigrizia che è tipica della stagione invernale, ma poi ci aiutano nell'assorbire una maggiore quota di ferro. Quindi un ferro più concentrato nel nostro sangue significa migliore e maggiore ossigenazione dei tessuti che possono lavorare meglio. Per stare bene. Certamente per lavorare di più. E ovviamente si produce una sostanza molto utile per la nostra attività fisica muscolare che è la carnitina. In ultima analisi, cruciferi e agrumi fanno aumentare l'energia corporea. Allora, ecco anche tre indicazioni non solo per stare bene e per seguire un piano nutrizionale corretto, ma anche proprio per riprendersi, per uscire un po' dal periodo di pigrizia che la primavera in qualche modo ci costringe ad affrontare. Io le chiedo di commentare con noi delle immagini e daremo in maniera anche molto schematica altre indicazioni. Certamente. Ora, in questi periodi, noi abbiamo anche una necessità... Parliamo di disidratazione. Sì, di idratarci meglio, perché è ovvio che vi sarà un passaggio di clima e questo passaggio di clima potrebbe comportare una perdita eccessiva di liquidi e di sali minerali. E quindi abbiamo una serie di disturbi, tra cui la difficoltà a realizzare le nostre azioni quotidiane, anche dei crampi, l'aumento della frequenza cardiaca, le cosiddette palpitazioni. Allora, ovviamente, una giusta compensazione può essere, come al solito, una corretta idratazione del nostro corpo, che va realizzata in tutti i periodi dell'anno, ma che, ovviamente, nei periodi primaverili e estivi deve essere rafforzata. Quindi, il litro e mezzo o anche i 2 litri di acqua al giorno sono necessari per ridare al corpo una corretta idratazione. Ovviamente, come al solito, raccomandiamo l'utilizzo di acque a basso residuo fisso, perché devono essere delle acque che devono passare attraverso le nostre cellule, caricarsi dei detriti ed essere eliminate. Le acque invece molto gassate, molto mineralizzate, sono delle acque che tendono a rimanere nelle nostre cellule, quindi a gonfiarle e a non farle lavorare bene. Ecco, però, dottore, in molti ci dicono: ma io non mi dissito con l'acqua naturale, ho bisogno dell'acqua che sia almeno un po' frizzante. Facciamo un compromesso, allora. Diciamo che se vogliamo dare anche una soddisfazione al palato, perché non è che non ci dissetano, è una sorta di abitudine che abbiamo a sentire la bollicina in bocca, quindi è più una sensazione personale che una azione sulla idratazione. Durante il pasto è possibile al limite bere qualche bicchiere di acqua frizzante, dopodiché il basta. Resto del contenuto abbiamo trovato solo della giornata, un compromesso ci consente di bere l'acqua frizzante solo a pranzo. Andiamo avanti, parliamo di ritenzione idrica, tisane depurative, cosa fare? Allora, il problema appunto nei mesi più caldi, nei mesi estivi, può essere quello di avere da un lato una disidratazione, dall'altro però se il soggetto non ha una corretta eliminazione dei liquidi vi può essere anche un fenomeno di ritenzione. Allora in questo caso ancora l'orto ci soccorre perché abbiamo una serie di ortaggi che possiamo consumare anche crudi, il sedano, i cetrioli, pomodori, peperoni, carote, che hanno un alto contenuto idrico, e anche la frutta, penso a tutti gli agrumi che possiamo utilizzare, ma anche il cocomero, la pesca, la fragola tipica di questo periodo, che ci danno una quota importante di sali minerali e di liquidi.
Oltretutto noi abbiamo anche la necessità di mantenere costante il rapporto del potassio, perché il potassio è molto importante per stabilizzare la pressione arteriosa, perché in questi periodi, lei sa, molti soffrono di tendenza all'abbassamento della pressione, e anche è importante per evitare i fenomeni di debolezza muscolare. Quindi da questo punto di vista molto utili sono anche i legumi, i fagioli, i piselli, le patate nell'ambito dei cereali e poi albicocche e banane di cui parlavamo in precedenza. Tutto questo per, ecco, fare in modo che l'equilibrio del nostro organismo possa essere in armonia con ciò che avviene, la fenomenologia della natura, e quindi affrontare questa stagione in una condizione di benessere. L'abbiamo detto da subito, far sì che l'organismo possa stare bene, affrontare al meglio la stagione estiva senza però mangiare, non stiamo parlando di ridurre quello che mangiamo, ma semplicemente cambiare il nostro, la nostra alimentazione. Guardi, noi oggi possiamo parlare di una vera e propria rivoluzione copernicana che vi è stata nell'ambito della nutrizione, perché un tempo al centro del discorso nutrizione vi erano le calorie. Oggi invece abbiamo spostato al centro del concetto nutrizionale quello delle molecole, dei nutrienti. Il nostro organismo non ha bisogno per le sue attività fondamentali, cioè la contrazione muscolare, la respirazione, il battito cardiaco, delle calorie, che servono solo a sostenere la temperatura del corpo. Il nostro organismo ha bisogno di energia chimica, il cosiddetto ATP, che gli studenti conoscono bene dagli studi appunto di chimica. E l'ATP viene formato a partire dalle molecole, non a partire dalle calorie, che sono un'altra cosa. Quindi uno sguardo va dato anche al contenuto calorico dei cibi, ma non è l'aspetto preminente. Ognuno di noi oggi deve imparare a conoscere il proprio corpo e quindi a stabilire qual è il cibo adatto, idoneo alle caratteristiche metaboliche del proprio organismo. E tutto questo lo può fare chi conosce il vostro organismo, il vostro metabolismo, quindi una mano esperta e certamente non una dieta fai da te. Noi siamo in chiusura, le chiedo solo una cosa, diete dall'ultimo minuto? Non siamo d'accordo, perché le diete dell'ultimo minuto, come dire, risolvono un problema in superficie. E quello che ha determinato il problema, la causa rilevante e predominante, rimane tale quale in profondità. Dopo 7-10 giorni il corpo recupera immediatamente ciò che ha perso, che non era grasso, ma era o liquido o, peggio ancora, proteine, e la persona si ritroverà con i chili del precedente momento, anzi qualcosa in più, sarà ancora più demoralizzata, depressa e non vorrà più sentir parlare di piani nutrizionali. Bocciate del tutto. Allora io la ringrazio per essere stato con noi. Dottore, c'è Gianrico che l'ha seguita con grande attenzione. Assolutamente, io sono stato attento a tutti i suoi consigli, ho appena ordinato un paio di mele e un tegame di cannelloni belli grossi, e quindi io veramente sono stato proprio tanto attento. No, sono stato attento e infatti vengo da lei allo studio. Dove? Qua, la prossima volta la pesiamo qui. Lei, direttore, mi sa che le è piaciuta. Dobbiamo valutare che cosa facciamo in diretta. Sì, sì, dobbiamo pesare, sottoponiamo al nostro piano nutrizionale e poi vedremo i suoi stati di avanzamento. Dottore, facciamo come Apollo Banoni, si porta fortuna. Sì. Fai un altro poco? A okay. Posto. Bene, Caraimma, mi raccomando. Devi dirci qualcosa però, perché noi stiamo per chiudere, sì, e sì, annunciamo il prossimo appuntamento. Ci sono tantissimi ospiti che devi presentarci. Eh sì, perché mi raccomando, dopo non cambiate canale, sennò allora facciamo così, dottore, così sì, le faccio un po' di pubblicità. Chi cambia canale ingrassa 20 kg e poi va dal dottore. Così guadagni pure. Bene, ci vediamo dopo con Provaci ancora, Tonino, una rubrica tutta simpatica con degli ospiti strani. No, ci vediamo dopo. Allora, dottore, io la ringrazio ancora per essere stato con noi, per i suoi preziosi consigli, per aver sopportato il nostro dinamico Gianrico. Voglio presentare con lei. Noi ci fermiamo per pochissimi minuti di pubblicità, ma restate sul 696 perché a breve arriva il nostro dinamico Gianrico con i suoi provini. Provaci ancora, Tonino, tanti ospiti e tante risate. A tra poco.
Ed eccoci qui, siamo pronti, cari amici spettatori di 8 Channel, di 8 Mattina, è arrivato il momento di provaci ancora Tonino. Faremo dei provini a degli ospiti che verranno qui, canteranno, balleranno, reciteranno, ci divertiremo perché sono tutti simpatici, molto calorosi. Infatti ce n'è uno già che non vede l'ora di entrare, non vedo nemmeno io l'ora di farlo entrare. E quindi prima di iniziare dobbiamo lanciare la sigla di Provaci ancora Tonino, vai! Facciamo, scusate, la dovevamo fare dal vivo questa cosa. La facciamo dal vivo perché vi dimostriamo che noi le cose le sappiamo tutte, dall'inizio alla fine. Everybody needs somebody, tutta la canzone, vai. 1, 2, 3, 4. Everybody needs somebody. Bravo. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody. Scherzo, 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 è arrivato il momento di presentare gli ospiti. Quindi adesso siamo pronti, io sono pronto, lui è pronto, non vedo l'ora. È lui, direttamente da Battipaglia. È dalle 4:30 stamattina che sta qua. Cioè si è messo là, non si è mosso proprio. Il signor Giovanni Padula. Applauso, 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 prego, prego, prego. Guardi lì, guardi lì, guardi lì, quella è la telecamera, mi raccomando, quella è la telecamera. Lei, signor, si presenti. Allora, Giovanni Padula, vengo da Battipaglia. Sì, da questa parte? No, no, devi guardare là, Vieni da Battipaglia. Vengo. Bene, quanti anni ha? Io ho 65 anni, ultimati. Ultimati, proprio, quindi. E niente, sono qua per fare questo provino di canto, sono un tenore. È un tenore, lei? È un tenore, lui. Sì. Almeno avvicini il microfono, che è così. Così dicono. Almeno così dicono. Bravo, bravo, bravo. Ma cosa fa nella vita? Cioè, cosa allora, io ero un ex artigiano, adesso sono pensionato. Per hobby. Dopo lo vogliamo mettere così. È per hobby, guardate. Per hobby. Elegante, io, bello, io, preciso. Io lo so. Sei tutto tu, no? Va bene, ok. Cioè, questo si arrabbia proprio, ma dobbiamo stare attenti. Allora, quella è la telecamera. Io adesso, lei si può fare un po' più avanti, prego. Io mi metto qui. E il suo primo pezzo è? Allora, dalla Fedora a Morti Vieta. Amor? A Morti Vieta. A Morti, la conosci? Lasciatelo stare, lui è un po' ignorante su questa musica. No, è famosa, è Amorti Vieta, quindi guarda là, 3, 2, 1, quando vuoi. Senti là, non ti muovere. Amorti Vieta, di Venga qua, non si può. Questa è la Morti Vieta, dico, ma come ha detto? Questa è la. La Morti Vieta della Fedora. Simpatica. La Fedora. C'ha una faccia simpatica il nostro amico Giovanni Padula. Però non mica è finita qua. Lui ci vuole ancora deliziare con un'altra sua canzone, un altro suo testo, però non è suo, è di un altro famoso. È un'altra. Di chi? Allora, questa è la.
Donna non vidi mai dalla Manon Lescaut di Puccini. Donna non vidi mai. Maestro, mi sa che ha a che fare con noi sta canzone. Donna non, noi non abbiamo mai visto. Quindi, caro Giovanni Padul, fatti avanti, mi raccomando. Quando io do il via, tu inizia. Ma questa è più forte, eh? Adesso vediamo che cosa mi rimane addosso, perché sono ancora un po' stremato. Io così di soldi non te ne posso dare. Non ti preoccupare. Tesoro mio, 3, 2, 1, vai con Donna non vidi mai. Donna non vidi mai. È uguale a quelli prima. Eccezionale, uno stacchetto. Bravo, signor Giovanni Padula, direttamente da Battipaglia. Noi la ringraziamo di cuore. So che lei vuole salutare, ci tiene a salutare qualcuno. Grazie. Prego, faccia tutti i saluti che vuole. Io ringrazio questi avvicini. Ringrazio di questi signori che mi hanno così bene ospitato. Chi? Voi. Siete stati molto gentili, molto bravi. Purtroppo la mia stanchezza fisica è dovuta un po' a non aver dormito stanotte. Io ve l'ho detto che è stata alle 4:30. È una questione mia. Comunque sia, sì. Saluto tutti i miei concittadini di Battipaglia e spero di farmi sentire. Li vuole salutare tutti gli amici di Battipaglia? Quanti sono? 30.000? Quanti sono? Quelli che sono, perfetto. E saluto anche la mia famiglia. Grazie, sono contento, salutiamo anche noi la tua famiglia e salutiamo lei. Grazie. Io prendo il microfono. Molto gentile. Non ho capito. Molto gentile, molto bravo. Sei una persona veramente come Dio. Ti voglio bene pure io. Io gli avevo detto che purtroppo per fare queste cose bisogna essere un po'. Nell'ambiente, io purtroppo non sono nell'ambiente. Bene, sono contento. Mi sono trovato un po' a disagio. Perfetto. Sto scherzando, applausi, un grande. Bravissimo maestro, bravissimo. Hai visto il maestro, batti i palla così. Signori, questa era la prima chicca, ma mica è finita qua, perché adesso abbiamo altri ospiti. Questo è un duo che arriva direttamente da Benevento, il duo Panella e Lunare, il maestro quello che suona chitarra, quindi avremo due musicisti. Eccoli a voi, il duo direttamente da Benevento. Applauso, lo faccio io. Applauso, eccoli. Prego. Guardate quanto sono carini, colorati. Piacere, Gianrico. Salve. Salutiamo il pubblico. Salutiamo. Che ci ascolta dall'altro lato. Sono contento pure io. Salve. Grazie. Salvatore Maiello, quindi Panella Maiello. Maiella Panello, e questo è il duo. E voi dovete preparare qualcosa nel frattempo? Dovete. Sì. Allora, lui vuole fare tutto in diretta, ci tiene. Quindi, sì, ormai sei a casa tua, voglio dire. Appoggi. Mi preparo il leggio. Ah, lui si prepara il leggio. Leggi tu, e leggo. No, io dovevo preparare la chitarra, se possibile. Prepara la chitarra. Prego, io casomai un primo pezzo. Prepari la chitarra. Signori, qua tutti in diretta, mica le chiacchiere. Lui prepara il leggio. No, allora, io vi faccio alcune domande nel frattempo. Sì. Bene, voi venite da Benevento. Lo faccio a tutte e due, non Benevento. Siamo. Benevento. Quanti anni avete? 65. Cosa fate nella vita?
È dipendente pubblico ancora. Dipendente? Pubblico ancora. Sei inguaiato pure tu? Beh, vivo di musica. Ah, lui vive proprio di musica, proprio la sua vita. Bene, come il maestro, pure il maestro. Non si vive di musica. Vabbè, non l'ho voluto se dire. Lui se la mangia la musica. Bene, allora, oggi, voi per hobby, tu non per hobby, tu lavori proprio in quest'ambito. Tu per hobby invece cosa, sì. In cosa ti diletti? Io mi diverto nello scrivere cose, poesie, racconti, sketch, commedie napoletane. Macchiette, cose del genere, giusto? Macchiette, cose del genere. Bene, allora, spiegateci un po' cosa ci avete portato oggi. Ma io mi propongo nel leggere qualche poesia mia di cui sono autore e in più qualche canzoncina da macchietta accompagnato dal maestro, Salvatore Maiello, il quale mi fa anche da sottofondo nella lettura delle poesie. Allora, andiamo subito con la sua prima poesia, facciamo questo provino e io vi lascio, mi raccomando, intitolata come questa la prima poesia? Allora, tu sai che a Napoli c'è una cosa prelibata che si fa nel giorno di San Giuseppe. Cioè? Cos'è? La zeppola. Però la zeppola è anche un'altra cosa in napoletano, che è quella che... quando uno, diciamo... Incacaglia un poco. Bello sto termine, incacaglia. Bene, quindi con la zeppola, il tuo Panella Maiello, prego, vi lascio. Quando vuoi iniziare, se vuoi iniziare, 3, 2, 1, vai. Grazie. Un altro giustamente un poco più al centro da questa parte. Ok. Prego. È pronto? Okay. Prontissimo. Sicuro? Sicurissimo. Vai. A zeppola. Annanzi a vetrinetta la pasticceria, non ci stanno due signore allicchettate, ma parano milord decaduti a vostra signoria, e una mezz'ora e niente hanno accattata. La loro riflessione verte sulle zeppole, che le San Giuseppe per capirci, c'è chi dice che sono meglio quelle frittole e chi del forno ne farebbe dei capricci. Sai, mio caro amico fedelissimo, le zeppole fritte sono delle delizie del palato. Ma no, amico mio carissimo, quelle al forno sono le prelibate. E mezz'ora che senza provare discutono, io mollo rico, qual è un pensiero mio? Che si vuole capire, capiscono, se no me levo sfizio a modo mio. Scusate se mi intrometto senza chiedere permesso, ma innanzi a questa vetrinetta rimanga malucco e fesso. La vostra osservazione è priva di ogni effetto. Se non provate, come tenete cognizione, come pensate di esprimere il concetto? Guardano come per dire chi è costui che si intromette nei pensieri nostri. Mica gli abbiamo dato canzo a lui, noi, di nobile casata imposta. Ma io non facetto casa alla tagliata e allora nata volta mi rivolgetto. Questa parlata mia, un poco incacagliata, zingano benedire in da vetrinetta. Avete a sapere una cosa, miei signori, che la zeppola in ogni caso sia o furna o fritta in olio vero, rignuto pure crema della pasticceria, resterà sempre una delizia. E se voi, miei signori, premettete di offrirvi questo sfizio, volesse se magari voi non potete. Ma guardano strammato e chiudemo, come si permette, volessero ricche affronti. Ma poi più forza voglio provare una sapiglia fritta nata al forno. Grazie. Eccola qui, signori. Applauso, lo faccio comunque. Grazie. La zeppola bellissima, non era facile. scrivere queste cose è difficilissimo. Ti faccio i miei più sentiti complimenti, ma sicuramente anche da casa ti faranno i complimenti. Bravo, bravo. Tu grazie. Sei eccezionale con la chitarra, no, ma ti ascolteremo. Non è mio proprio. Voi adesso mi ascoltate, penso di. Sì, assolutamente. Di adesso fare noi. La mia mezza figuretta. Vedi? No, ci noi provo. Ascolteremo anche come te. Come ha detto il maestro, la musica non si vive. Esatto. Va la fama. Sì. Sta a casa sua, però quasi vieni più qua. Allora, tu adesso ci presenterai il secondo pezzo, giusto? Yes, sir. Allora, tu ci presenti il secondo pezzo e tu preparati, perché dopo tocca a te. Perché, beh, signori, dovete sapere che lui poi farà un pezzo tutto suo, va bene? Quindi quando sei pronto ti do una mano. Ecco, se me le porto per ricordo. La zeppola ce l'hai? Tu inizia con un bel sottofondo, vai, ticchiti 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 ticchiti, bravo, a posto. Ti lascio, intitolata A terra. Vai. A terra. Basta, non posso più alitare a terra guardandosi in lo specchio.
e che adesso schifo, ossaggio, sono vecchio, ma mancano pochi rispetto, te li dico più. A vita fatta meno, cufo natura e monnezza, ma stato zucando sangue a rende vena, non sa più una foglia che colore tena. Pure l'acqua è aperta la lucendezza, qua scusano petrolio, bucata la faccia, pozzi e trivello per tirare quell'oro nero, e poi ho spartito per il mondo intero, inquinando mare, fiumi, laghi e ghiaccio. Puro cielo è diventato nero, l'aria è irrespirabile, è scura più la nebbia, queste città che parlano tanta gabbia, a due gente manca più se vede. State affugando un verde nei polmoni, lo vado posto all'albero per far spazio a buia, tagliata, accerita animale e non vi basta mai, pensando che alle guai io fossi immune. Ve ne fregate e chi per voi muore, e a poca volta mi state luando la vita, pensando che io sono eterna, infinita, e invece pure a me si studo ancora. Ve ne fregate chi per voi muore, a poca volta mi state luando la vita, pensando che io sono eterna, infinita, e invece pure a me si studo ancora. Mi sono ripetuto, ma va bene lo stesso. Si può venire che mancazze da qualche buco sputo fuoco, oppure che per dolore tremmano poco, subito vi facete paonazzi. A paura vi piglio cuore, vi tremmano le ginocchia, e per non chiudere subito l'occhio vi mettete a prego signore. Va pigliato qua natura, non sapete ciò che fa, e chiagnete per pietà come tante creature. Non servo niente, e manca si preghiera, se non capite che per campare assieme, per stare a poco in questa specie di reame, a vimma fa con mio marito qua mogliere. Un po' che bene, un po' che c'è rispetto, pensando che con me sono la vostra, così siete voi per me fatti apposta, e non c'è bisogno di farsi si dispietta. Salvando a me, salvate a voi stesso, cielo e mare, l'aria e la vita, sono cose che a più non vi darrete, se non ha fornite fesse, perciò state a sentire, lo dico buon cuore. Lasciate sto petrolio, gli affari, il dio denaro, se volimmo campare a poco senza darci amare, sforzate e metteteci un po' più a mondo. Perfetto, bravissimi. Ma questo ha più significato rispetto alla seppola, alla seppola è un messaggio proprio all'umanità. All'umanità. Sai che poi un domani non ti vediamo da qualche parte. Questo è il primo passo. Quindi adesso il maestro ogni tanto si gira e parla con l'altro maestro. Allora, maestro, tu adesso sei pronto, giusto? Sì, adesso ci fai un paio dei tuoi pezzi. Iniziamo con il primo. Sì, va allora bene? Vorrei subito iniziare con questo bellissimo brano. È un auspicio per il mese di maggio. Auspicio. Sì, sì, sì. Perché ritorna il mese delle rose. Sì, sì. Questa canzone è stata scritta nel 1800, maestro. Più o meno, sì. Ci sta facendo poco tempo, poco dietro. 1800. Era di maggio il brano. Ma questo è famosissimo, è un amica. Pezzo classico napoletano, ha girato tutto il mondo. Una pietra miliare, diciamo, della canzone napoletana, quindi. Colgo l'occasione per salutare tutto l'Interland napoletano, tutti coloro che mi conoscono, noi lavoriamo molto per ristoranti, alberghi e via dicendo. Quindi per coloro che mi conoscono, mando un saluto in diretta da Otto Chanel. Madonna, hai fischiato. Madonna, che è la prima volta che ci troviamo qua, siamo onorati in questa cantarsi o no? Voglio cantare. A posto, così ci porta. Il brano Era di maggio. Era di maggio. Vai, napoletani, esultate. Maestro, grande maestro oggi. Aldo Prisco, che poi è di San Giuseppe, dalla provincia di Napoli. Non lo sapete. Certo, lo dico io. 3, 2, 1, vai! Adorava de rosa, cinta passa. Era de maggio, non me ne scordo. Una canzone cantava per te voce. Tutti in babassi. Go.
ne vai, tu me la sei con dolore, chissà quando tornerai, rispondi via, tornerai, quando tornerai. Sto giorno d'orna maggio, pura maggio sto mercato. Sto giorno d'orna maggio, pura amore vero no, non potrò più. Da che bellezza mia ma innamorai, si dà il cuore di un'anda alla lontana, da tua la gente non si secca mai. Casa nata, casi fosse gioia mia, mi sa sare a mare zamare, a guardare ti non starie, e te via. Cor cor, cor mio durna di ciò, torna maggio, torna amore, fate bene che vuoi, torna sei eccezionale. Tutto live, maestro. Tutto live. Hai sentito quanto? Tutto live, maestro. Bene. Allora, io non sapevo che la canzone durasse tutto questo tempo, quindi, cosa è successo? Le canzoni belle durano. Durano, e questa è bella, napoletana, è bella e tutto. Quindi, adesso, noi dobbiamo salutare, perché dobbiamo dare la linea alla pubblicità e poi ritorniamo in studio. Quindi, salutiamo, avvicinate, togli il suo costo avanti. Ah, venite qua, fate due saluti brevi, come il tenor di prima, salutate qualcuno, se avete qualcuno da salutare, vai. Beh, saluto mia moglie, i miei figli, i paesani, i concittadini e gli amici del lavoro. Grazie a tutti e grazie a voi di averci fatto per... Grazie a voi, grazie a voi, saluti. Altrettanto mi associo alle parole del maestro. Ah, saluti le stesse persone che ha salutato lui. Saluto quelle due. Ma certo, moglie e figli e tutta la... E voi. Benevento e zone... Moglie e così. Bene, limito tutte le zone, certo. Di Benevento. Bene, io vi ringrazio.
ma signori, mi raccomando, restate qui perché dopo torniamo con un'altra rubrica stupenda, non mi anticipo niente, con la nostra Imma. Non cambiate canale che vi do un tuzzo, eh. A dopo! È arrivato il momento di viaggiare. Innanzitutto salutiamo e ringraziamo nuovamente, non ci stanchiamo mai di farlo, il maestro Aldo, sempre preciso con i suoi interventi. Perché grazie al nostro maestro Aldo Prispa annunciamo la prossima rubrica. Sì, Gianrico, sì. Ti farò conoscere un paese sannita, in provincia di Benevento in particolare. Andiamo nel Fortore con le nostre, con la nostra rubrica Cartoline da Barbara De Conno nel Fortore. Questa mattina vi salutiamo da un bellissimo paese che si chiama Basilice. Siamo in compagnia del sindaco che questa mattina ci presenterà un po' le bellezze di questo paese. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei, benvenuti. Basilice come bellezze? Beh, ne abbiamo parecchie perché intanto è un paese di origine medievale, si parla di Basilice già nell'anno 1000, quindi è un paese veramente molto molto antico. D'altronde è caratterizzato dalla presenza di un centro medievale caratterizzato da tre porte medievali che racchiudono tutto il nostro centro storico, del nucleo intorno al quale si è sviluppato tutta l'architettura del nostro paese. Per quanto riguarda poi le tradizioni, è un paese ricchissimo di tradizioni che vanno dalla presenza di un presepe vivente molto importante, dalla Biennale di Pittura come manifestazioni culturali presenti nel nostro territorio e poi soprattutto la presenza di una buona enogastronomia. Non a caso abbiamo un vitigno molto molto particolare ed un vino molto particolare che è il moscato di Basilice e che è una eccellenza, uno dei prodotti di nicchia che sta avendo moltissimo successo soprattutto nei ristoranti di un certo livello. Si è presente come vino sia in Campania sia a livello nazionale. Speriamo che possa diventare di attrattiva internazionale perché ne ha tutte le caratteristiche. Accanto al vino possiamo metterci anche un piatto tradizionale? Basilice ha più di un piatto tradizionale, intanto con la presenza di dolci che sono caratteristici soprattutto perché vedono la presenza di mandorle e di miele, tutti di produzione naturalmente locale. Poi come piatti abbiamo naturalmente piatti a base di pasta e famosissimi cavatelli di basilice con il sugo tradizionale di salsiccia o di piccioni, dove è un piatto antico che si tramandano da generazioni e che invito tutti a poter gustare. Un piatto che troviamo qui sicuramente a Basilice perché il piccione insomma non è poi così diffuso, così consumato. No, assolutamente, è una di allevamento locale, di razza locale, quindi è un piatto veramente unico, per cui vale la pena. Sindaco, chiudiamo dicendo come si chiamano gli abitanti di Basilice. Beh, gli abitanti di Basilice sono basilicesi, questo è l'appellativo dei nostri abitanti. E io proprio da Basilice vi saluto insieme a tutti i basilicesi. Arrivederci.
un'altitudine di 620 metri sul livello del mare, distante circa 55 km da Benevento. Conta oltre 2600 abitanti. È Baselice, borgo antico della comunità montana della zona del Fortore. Sulla scorta di una solenne lapide rinvenuta ma creduta falsa dal Mommsen, gli si fece derivare il nome da una basilica che si pensa essere stata edificata da Settimio Severo. La sua prima forma onomastica apparsa in carte normanne è quella di Basilice, che si ripete fino agli Angioini allorché incomincia a prodursi la forma di Castrum Basilicis, da cui l'odierna Baselice. Ma l'etimologia della parola potrebbe altresì derivare dal bizantino Basilici, da cui derivò Basilicata perché viventi sotto le leggi bizantine così chiamate dall'imperatore Leone VI il Saggio, detto il Sapiente o anche il Filosofo, in omaggio al nome paterno Basilio il Macedone che le pubblicò. Fino al 1811 è appartenuto alla provincia di Foggia. Poi con Foiano passò al Molise, allorché venne dichiarato capoluogo di circondario fino al 1861, anno in cui passò alla provincia di Benevento. Numerosi sono gli edifici religiosi, tra cui spiccano la chiesa della Madonna delle Grazie, la cappella di Sant'Antonio e della Madonna dell'Assunta, patrono del borgo San Nita e San Leonardo, a cui è dedicata la chiesa di San Leonardo Abate. Tra le mille meraviglie italiane, ecco spiccare a Baselice il Palazzo Lembo, che il 17 novembre 2011 guadagna il bollino di meraviglia italiana dal Forum Nazionale dei Giovani, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Che so che aspettavi. Sì, perché c'eravamo anche noi nel servizio che adesso manderemo in onda e c'erano delle modelle che ve lo dico a fare. E allora è arrivato il nostro momento dedicato alla bellezza, al benessere con la rubrica Più Stile. Questa volta però io e Gianrico abbiamo fatto gli inviati. Vi illustreremo come preparare il look perfetto per la sposa più bella, dai capelli e l'estetica curati dai parrucchieri Nevola fino alla scelta dell'abito con il nostro designer Roberto Guarini. Vai! Ad ospitarci è il designer Roberto Guarini, dove insieme ai fratelli Giosino e Ivano Nevola presenteremo la sposa perfetta. Ecco Gianrico, come sempre con me c'è Gianrico Mancini, che ci inizia già a darci un'anteprima di quelli che sono gli splendidi abiti da sposa che indosseranno oggi le nostre modelle. Assolutamente, non vedo l'ora, cara Imma, guarda che abiti stupendi, e come puoi notare c'ho anche la pettinessa, perché c'è Giosino e Ivano che ci daranno delle chicche su delle capigliature, su dei modelli, che cose eccezionali, eh? Sì. E allora, seguiamo insieme la preparazione delle nostre modelle. Andiamo. Siamo con il nostro Ivano Nevola e voleva mostrarci delle... di taglio della nostra nuova collezione di quest'anno che abbiamo fatto a Roma. Questo rappresenta un po' le linee degli anni 80, un po' rivisitati, con volumi sulla parte superiore
si allunga l'occhio e viene un effetto lifting. Nella nostra collezione molti biondi, parecchie sfumature di bionde con basi e fondi scuri e con sfumature verso le lunghezze e punte sempre più chiari. Margherita Nevola sta preparando la nostra sposa, Valentina. Ha un colorito molto ambrato, quindi poco da coprire e da mascherare. Ha un colore degli occhi bellissimo, quindi sicuramente andremo a mettere in risalto il suo colorito di occhi, che è tra un verde e un marrone, quindi un po' cangianti. Quindi sicuramente andremo ad usare delle tonalità abbastanza calde, e come un prugna e quindi un marroncino. Quindi la prima fase abbiamo preparato la base, ora sì. Procediamo, ti vedo mettere la matita, sì, spiegaci come procediamo. Sì. Al momento abbiamo fatto solo una base con matita, che dopo il tutto verrà sfumato e poi andranno messe le polveri, ovvero gli ombretti, per assemblare il tutto, e quindi verrà tutto molto sfumato ed omogeneo. Quindi dopo aver messo la matita marrone andremo ad usare un'altra matita sempre marrone, un po' più chiara. Ecco come la matita inizia a scomparire piano piano, e questo è un lavoro di sfumatura. Cambiamo il pennello, prendiamo un pennello trasversale e quindi andremo a definire la nostra linea palpebrale. È da qui che iniziamo a vedere un po' i toni e i colori degli ombretti da utilizzare. In questo caso metteremo nell'angolo esterno dell'occhio dei colori scuri e andando verso l'interno dei toni più chiari. Facciamo tutti gli stessi passaggi che abbiamo fatto con la matita, adesso li rifaremo con gli ombretti. Quindi prenderemo un ombretto scuro e lo applichiamo nello stesso modo in cui abbiamo applicato la matita. Questo serve per fissare la matita. Adesso andremo ad ammettere un ombretto più chiaro all'interno dell'occhio, sulla palpebra mobile. Perché ombretto più chiaro all'interno? Cioè, per dare... Qual è l'effetto che vogliamo? Sì, per aprire l'occhio, per dare uno sguardo più intenso. I say I'll care forever. Allora, nel frattempo Giosino sta preparando i capelli della nostra Clementina. Giosino e Ivano insieme, un lavoro sempre di team e di collaborazione. Cosa faremo a Clementina? Abbiamo due modelli completamente diversi. Cosa facciamo a Clementina? Facciamo una coda alta, bella tirata. Il movimento lo vedrete dopo, con un volume un po' particolare sopra. Già si riesce a vedere, eccola qua. Questo è l'effetto finale che vorremmo dare alla sposa. Ma è già stato fatto qualche trattamento? Il trattamento per dare un po' di volume. Perfetto, quindi mi sembra che giuca lui così, balla tranquillo. E adesso ci diamo una spruzzatina di lacca, giusto? Per pulire un po' la linea. Però qui abbiamo fatto un micro frisé per dare un volume. Un micro frisé. Tenetelo bene a mente, un micro frisé. Serve per dare un po' di volume all'acconciatura che a qualche cliente che ha i capelli abbastanza fini. Allora, mentre le estetiste stanno preparando il trucco, stanno preparando le nostre modelle, nel frattempo ci sono Roberto, Ivano e Giosino che decidono quella che sarà l'immagine delle nostre sposeAllora, Roberto, che abito hai consigliato? Ho consigliato questo abito che ha una linea anni 40, un po' retro, con la sciarpa di chiffon, con lo scollo dietro, giusto per che sta molto bene con il tipo di acconciatura che hanno pensato loro per quest'abito. Quale sarà l'acconciatura? L'abito è bello accollato, insomma, faremo un'acconciatura bassa, in modo che insomma, si mette in risalto l'abito, in effetti. Come si sceglie l'immagine di una sposa? Com'è proprio la costruzione? La costruzione inizia dal parlare con la cliente, e quindi a 360 gradi che tipo di abito ha scelto, se è scollato o meno, se ha il velo o meno. E da lì parte tutta l'acconciatura e il total look. E poi, se è il caso, metteremo il velo o meno. Va ancora il velo? Quante sono le spose che decidono di indossare il velo? L'80%, 80-90%, ma ancora tantissimo. Ma com'è cambiato l'abito della sposa negli anni?
Ma diciamo che per certi aspetti, se si sceglie lo stile, non è cambiato più di tanto. Se si segue le mode del momento, allora è cambiato tantissimo, è diventato un po' più costume. Per cui io invece sono di un'altra visione, cioè scegliere abiti di linee sartoriali molto essenziali, tessuti bellissimi, e per me la sposa è questa. Scegliamo anche l'altro abito. Avevo pensato, Roberto, a quest'altro abito, tutto in georgette, con una lavorazione di coralli. In questo caso, che è molto particolare, proprio perché ha questa lavorazione che non sono le paillette, le perline solite. C'è questo tocco di colore che trovo molto molto chic, molto nuovo. Allora, in questo caso che acconciatura abbiniamo? Qui penso di abbinare un'acconciatura stile Prada, con una coda alta e con dei volumi abbastanza puliti. Metteremo questo accessorio nei capelli per enfatizzare pure un po' i capelli, insomma, che un richiamo nei capelli ci vuole. Un piccolo accessorio. Allora, Gesino procede con l'acconciatura per Valentina. Cosa stai facendo? Ci serve il collo, la nuca bella pulita, perché ha un abito bello, insomma, collato, e quindi un po' di supportino abbiamo messo per dare un po' di volume naturale dietro. E il supporto serve in questo caso a sorreggere un po' questi capelli che... Ah, questo è un supporto? Sì, un supporto, sì. Tu che ne dici? Supporto? Io non supporto. No, nel senso, sai, ognuno ha i supporti suoi. Il suo supporto. Tu ce l'hai il supporto? Diciamo una volta a settimana pure il supporto. Ognuno ha il suo supporto. Tu hai il supporto? Quando serve pure io, se no sai com'è. Ah, pure tu supporto? Ah, birichino Giosino birichino. Nel frattempo che loro preparano i capelli di Clementina. Noi ci prepariamo la nostra base, la nostra sposa Clementina. Nel caso di Clementina dobbiamo valutare un attimo il tipo di pelle che ha. Che ha un tipo di pelle grasso, quindi acneico, ed ha dei brufoletti che sono da coprire. E ciò è molto complicato per molte donne. Bisogna coprire i brufoletti. Clementi, tu te li sei fatti crescere apposta per venire qua, di la verità. Poverina, non penso proprio. Fatta apposta. Quindi in questo caso andiamo a coprirle queste imperfezioni cutanee, che molte donne, ahimè, purtroppo hanno questi problemi. E quindi nel suo caso, dove ogni macchia rossa verrà coperta con un correttore che è più o meno ha un colorito verde. Il verde va a coprire il rosso, che sarebbe il colore complementare. Abbiamo visto che la creazione dell'immagine come nasce, no? Il vestito, l'acconciatura è stata decisa in base al vestito per rispondere a quelle che sono le esigenze di tutto il mondo. Anche il make-up, come cambia? Sì. Beh, diciamo che il make-up è soggettivo. Per quanto riguarda la sposa, in genere viene chiesto lei come vuole vedersi quel giorno. Nel senso che se il soggetto che abbiamo da truccare, la persona che abbiamo da truccare, è una persona che comunque si trucca molto, e, ad esempio le piace il rossetto rosso, perché proprio quel giorno dobbiamo toglierlo? Non è proprio giusto, perché dice poi quel giorno io non mi vedrei bene. Non esiste un vero e proprio trucco sposa, perché diciamo che il trucco sposa è soggettivo. Che make-up hai scelto oggi per Clementina? Il make-up di Clementina sicuramente sarà molto naturale. Andremo a risaltare il suo zigomo, che è molto evidente. Anche le sue labbra sono molto belle, quindi potremo anche giocare un po' con dei toni, con dei colori molto vivaci sulle sue labbra. Margherita, il trucco è quasi terminato, cosa manca? Manca, come potete vedere, in un occhio abbiamo messo all'interno la matita bianca, che ben si nota la differenza, quindi andremo ad applicare adesso matita bianca e mascara, che anche qui manca. E per finire poi abbiamo fatto il contorno labbra molto naturale, siamo mantenute con un tono quasi simile al suo colorito di pelle, e quindi dopo andremo ad applicare semplicemente un lucido, un gloss. Dopodiché andiamo a fissare con una lacca. Madonna, si sta...
Tutto bene, Valentina? Benissimo, per fortuna mi piacciono questi profumi. Hai capito, Valentina? La nostra sposa è quasi pronta. Manca però un'indicazione fondamentale prima di mettere l'abito, e questo lo chiediamo al nostro designer Roberto. La sposa è pronta, il trucco è effettuato, qualche attenzione, qualche consiglio da dare prima di indossare l'abito? Ma sicuramente è quello di indossare l'abito come ultima cosa, proprio onde evitare di poterlo macchiare o... È capitato qualche volta di vedere una delle tue creature, le tue creazioni, magari... Ti ha combinato qualche guaio? Una sola volta è capitato, sì. Purtroppo, e poi diventa irrimediabile in quel momento correre ai ripari, perché effettivamente su un abito bianco si nota tutto, quindi... Cioè, cos'è successo? Ha indossato l'abito prima di truccarsi e poi con... Rice è stata un pochino incauta. Quindi si è macchiato ed è stata tutta la cerimonia con il vestito macchiato. Sì. In quel caso troverete poi un metodo per nascondere la macchia, come ha fatto la signorina che ha usato il bouquet tutto il giorno, l'ha tenuto lì. Quindi se non volete stare tutta la cerimonia con bouquet in mano, state attenti e indossatelo dopo. Margherita ha completato quasi il make up di Valentina. Siamo per concludere l'acconciatura, come procediamo? Mettere gli ultimi accorgimenti li faremo una volta indossato l'abito. Esatto, sicuramente alla fine poi con l'abito decidiamo a che punto alzare dietro i capelli. Metteremo ovviamente gli accessori che avrà la sposa, o il velo o qualche acconciatura, e così ultimeremo tutto. So wish on the moon and someday it may be. Quindi amici e amiche di Ottomattina, Roberto è pronto per far indossare questo vestito stupendo alla nostra modella, giusto? Certo. Andiamo? Siamo pronti? Siamo pronti? Eh sì, andiamo, perché... Tu no. Come no? Ma io devo... sono il supervisore. No. Ancora si macchia. I'm as corny as Kansas in August. I'm as normal as blueberry pie. No more a smart little girl with no heart. I have found me a wonderful guy. I am in a conventional dither with a conventional star in my eye. Roberto, la nostra sposa è pronta, è bellissimo, ci descrivi un po' l'abito, uno stile molto romantico, bianco. Sì, è uno stile retro, un po' anni 40, con la gonna a ruota, il corpino di tulle di seta interamente ricamato, e con questa sciarpina di chiffon che le dona un tocco un po' lezioso ma molto molto raffinato, tutto in giorgette di seta pura, una linea molto molto pulita. Margherita, hai reso talmente bella la nostra Valentina che Gianrico ormai l'ho perso, non capisce più, abbiamo... Valentina già era bella. Già c'era... Sì, infatti io mi sono perso da quando è entrata, sinceramente. Restiamo però su quella che è stata la tua indicazione iniziale, sì, quindi valorizzare... Abbiamo valorizzato una bella un po' scuola. L'occhio, abbiamo risaltato un po' le labbra, ma semplicemente con dei toni molto chiari, molto naturali. Come ben vedete, la base è molto naturale, l'occhio molto naturale, così anche le labbra. Allora, l'acconciatura si è abbinata molto al vestito, è uno stile anni 50, con volumi molto bassi, con delle onde sulla parte anteriore e con questa particolarità sulla parte posteriore, con volume basso, con questa acconciatura. Volevo solo far notare una cosa, è bella così come sta la sposa, ne perderebbe l'abito, lei e i capelli con i capelli sciolti. Però adesso, visto che ci troviamo in chiusura, chiediamo alla nostra Valentina cosa ne pensa in generale. Può anche dirmi faccio schifo, ma non posso, però non si sa mai. No, in verità mi è venuta voglia di sposarmi, più di quanto non ne avessi già prima, quindi... Shotgun, fish hooks, golf club, I got my spears, so no matter how the cold feels, I'll stay. Allora, Roberto, la nostra sposa è pronta, ci descrivi quest'abito. Allora, questo è un abito sempre di Georgette, tutto in seta pura. La particolarità di quest'abito è che ha una bellissima lavorazione
questa volta fatta con del corallo, quindi un tocco di luce, una cosina un pochino diversa, un effetto diverso, sempre molto molto bello. C'è anche un po' di colore, ma delicatissimo. Un accenno, sì, mi piace, un accenno di colore, è bello comunque, secondo me. Un abito più per un matrimonio da giorno o da sera? Più da giorno, però a piccole dosi è bello anche da sera. Allora, manca solo un ultimo ritocco, l'abito prevede anche il velo. Sì, come dicevo prima, manca il velo. Abbiamo fatto un raccolto alto, i volumi infatti sono tutti sulla parte anteriore e abbiamo lasciato, abbiamo messo l'acconciatura qui nel lato per enfatizzare l'effetto di questa acconciatura. E sembra un fiocco. Il velo va sulla parte di sotto perché altrimenti va a coprire tutta l'acconciatura e si perderebbe tutta la bellezza. Clementina, cosa ne pensi di tutto l'insieme? Vai. No, secondo me non è necessario aggiungere parole, è tutto perfetto. Breve, concisa, essenziale. Spose sono perfette, sono pronte, ringraziamo lo staff Nevola e naturalmente il nostro designer Roberto Guarini per averci regalato questa giornata splendida. Abbiamo mostrato tutti insieme come realizzare il look perfetto dal trucco, dai capelli e naturalmente la scelta dell'abito giusto. Gianrico, non resta che tornare in studio perché il nostro lavoro da inviati è terminato. Dobbiamo tornare per forza in studio, sei convinta, sei sicura? Va bene, torniamo in studio e io ringrazio te, Imma, per avermi portato qui e mi ha fatto conoscere al signor Guarini e ai signori Nevola, però io adesso me ne vado e alla faccia tua, ciao. Sempre maestro preciso e puntuale. E perché ha cantato questa canzone, cara perché Imma? Perché sono le 12:40 e abbiamo fame. E quindi scopriamo la ricetta del giorno con la nostra rubrica Parola di Chef. Vai! Arte, passione e fantasia si incontrano nella cucina dello chef Natale qui al Melograno a Benevento. Chef, oggi cosa prepariamo? Prepareremo un carpaccio di vitello marchigiano IGP con delle mele annurca strega e dello scalogno fresco. Quindi gli ingredienti di cui abbiamo bisogno è la carne marchigiana, esatto, poi del liquore strega, dello scalogno e ancora... e della melannurca. Perfetto, direi di cominciare. Da cosa cominciamo? Partiamo dalla carne, rigorosamente marchigiana in questo caso. C'è anche un'altra differenza, al di là del gusto nella carne marchigiana, è il prezzo. Prezzo che si aggira commercialmente, nelle attività commerciali, tra i 40 e i 45 euro al chilo. Noi procederemo a lavorare una carne che ha oltre 90 giorni di frollatura. La frollatura fa sì che si spezzino i legami contenuti all'interno delle proteine e la rendono tenera e saporita. Allora partiamo preparando la tartare in questo modo, tagliandola sottilmente e poi la batteremo in questo modo, da notare il colore della carne. Durante la frollatura la carne è come se si disidratasse, crea una patina all'esterno scura, per cui alle signore di casa, la carne scura all'esterno è una buona carne che ha parecchi giorni di frollatura, per cui risulterà tenera e saporita.
Ecco, uno dei nostri errori forse è proprio quello di andare di ricercare nel bancone di macelleria una carne che sia eccessivamente rossa, ma a volte questo può essere più un pericolo che un sinonimo di bontà. No, praticamente la carne che ha un rosso acceso vivo è una carne molto tenace, è una carne che non è pronta ad essere degustata, per cui tenderemo, almeno io lavoro in questo modo, tenderò a comprare una carne con più giorni di frollatura. La marchigiana, il vitellone bianco IGP dell'Appennino centrale, ha questo costo se andiamo ad acquistare il primo taglio. Nei secondi e terzi tagli, che tra parentesi sono anche quelli più saporiti, avremo dei costi nettamente inferiori. Spiegaci cosa stai facendo adesso. La sto sminuzzando praticamente, la sto riducendo come se fosse un macinato. Adesso cosa facciamo? Adesso la carne è pronta, è battuta a sufficienza, è stata ridotta come dimensione dei cubetti. Passeremo ad inserirla in una ciotola per poi condirla. Come la condiremo? Allora, partiamo da un po' di sale. Poco sale, una presa per una porzione. Poi passeremo a del limone spremuto, pochissimo, ad alcuni non piace nella tartare, noi per renderla più accessibile a tutti i gusti lo aggiungiamo. Quindi un po' di sale, un po' di limone, senza esagerare. Esattamente, poi passeremo a ridurre dello scalogno. Non farmi piangere. No, non è come la cipolla, è molto più delicato. Tu sei un professionista e quindi abbiamo visto anche nel momento in cui hai battuto la carne eccessiva facilità. Per le donne che invece vogliono farla a casa, quello è il passaggio più complicato? Non necessariamente, basta usare una mezzaluna, una mannaia piccola. La vera difficoltà invece della preparazione di questo carpaccio qual è? Recuperare la carne buona. Ecco, quindi l'unica difficoltà è capire, è individuare la carne giusta, rigorosamente marchigiana. Attenzione a tutti i consigli che ci ha dato Chef Natale. Poi dobbiamo aggiungere ancora qualcosa? Sì, dello strega. Anche un pizzico di liquore in questo carpaccio. Sì, siamo nella zona di produzione dello strega, per cui aggiungeremo, per insaporire il prodotto, un po' di strega. Una cosa tipica del ristorante del Melograno è quello di utilizzare, di valorizzare i suoi piatti, le sue pietanze, utilizzando dei prodotti fondamentalmente locali, tipici. Sì, esattamente. Prima il prodotto local e poi successivamente, se non riusciamo a recuperare un buon prodotto della zona, passeremo a un prodotto globale. Passeremo ad utilizzare un olio prodotto qua dall'azienda Tramvaglia, olive della zona. Poi passeremo ad aggiungere un po' di pepe di Cubebe, molto più delicato del classico pepe che troviamo in commercio. È facile da trovare in commercio? In alcune drogherie ben fornite lo troviamo tranquillamente, o alcune enoteche coloniali. In alternativa potremmo utilizzare anche del pepe normale? Consigliabile di no, troppo aggressivo, del pepe verde o del pepe rosa. A che punto siamo, chef? È quasi pronto. Allora, abbiamo preparato la carne, adesso inseriamo un altro elemento, un altro ingrediente importante, che è la melannurca. Esattamente, del posto, del beneventano. Procederemo a renderla a filamenti sottili per creare una base alla tartare. Abbiamo lasciato anche la buccia. Esattamente, dove sono contenute tutte le sostanze nutritive nella mela. Praticamente adesso passeremo ad evitare che si ossidi aggiungendo del limone abbondante. In questo modo la mela conserverà il suo colore chiaro. Dopo aver preparato la carne, tagliamo la melannurca conservando rigorosamente la buccia, procediamo a farla a filetti, a julienne, e poi aggiungiamo a fiammifero, come mi suggerisce lo chef, e aggiungiamo abbondante limone per non fare in modo che si crei ossidazione nella mela. Adesso cosa facciamo? Adesso creeremo la base del nostro antipasto, distribuendo i fiammiferi di mela per creare come se fosse un letto. Una cosa che vedo e che non abbiamo ancora utilizzato è... vedo del formaggio. Sì,
lo useremo come finitura del piatto. Formaggio pecorino con circa 8 giorni di stagionatura, per cui risulta molto molto delicato. Formaggio da antipasto in questo caso. I formaggi molto stagionati, i formaggi che hanno una stagionatura lunga, non sono consigliati come antipasto. Per la preparazione di questo piatto, tra la preparazione della carne e la preparazione di tutti gli altri ingredienti, quanto tempo impieghiamo? 8-9 minuti, non di più. Perfetto, adesso cosa facciamo? Adesso andiamo a prendere il pecorino poco stagionato. Il piatto comincia a prendere la sua forma. Esattamente. E anche i suoi profumi. Poi vediamo se è all'altezza. Infatti tra un po' l'assaggerò e vediamo se questa carne è davvero marchigiana. Esattamente, poi mi dirai tu. Una particolare cura legata a questo ristorante, ai piatti del ristorante Il Melograno, è la forma. Non è soltanto un piatto buono, ma deve essere anche un bel piatto, una bella presentazione. Dovrebbe essere invitante. Si mangia con gli occhi e poi con il gusto. Chef Natale, devo prendere un po' di carne, un po' di mele, un po' di formaggio? Il formaggio puoi anche non prenderlo, per sentire... Mi hai sfidato chiedendomi se era della marchigiana, per cui evita il formaggio. Allora vediamo se tutto quello che ha detto lo chef Natale è vero. Assaggiamo la carne. Devo dire che quello che dicevi legato al fatto che noi non siamo abituati a mangiare della carne cruda, qui non si sente. La carne non sembra cruda. È solo il colore che ci fa capire che la carne in realtà è un carpaccio, però per il resto è davvero eccezionale. Venite ad assaggiarla qui al Melograno. Lunedì al venerdì, ricordiamo l'appuntamento dalle 10 alle 13, restate sul canale 696. Mi raccomando, è stata una giornata piena di sorprese, ospiti a non finire, non finisce qua, perché domani, dopodomani e dopodomani ancora ci saranno comunque tanti ospiti, è vero? Ancora tanti ospiti, sì, sì. Tante rubriche, divertimento, appuntamento con l'attualità, con l'informazione, con la salute, con tutto, c'è veramente tanto ancora, ma restate
state sul 696 perché vi ricordo alle 14 l'appuntamento con il TG di 8 Channel. Grazie per averci seguito. Ci vediamo domani, ricordate, don't touch.